si passava chiacchierando, scambiandosi impressioni personali a quattro occhi, e questo purtroppo, questa situazione ce lo impedisce, quindi i ritardi diventano insopportabili, oltre che ingiustificabili, perché ognuno si collega dalle situazioni più comode che ha di fronte a sé, e quindi direi che possiamo iniziare. Peraltro siamo già un numero elevato, siamo sia sulla piattaforma che abbiamo anche la diretta Facebook. Il programma è molto denso, il convegno sul riaccentramento del giudizio costituzionale, i nuovi spazi del giudice delle leggi fra corti europee e giudici comuni. Per un indirizzo io lascerei la parola a Luca Scucimarra, direttore del nostro Dipartimento di Scienze Politiche, per un indirizzo di saluto, poi farei una breve introduzione, poi abbiamo tre sessioni, di cui due mattutine e una pomeridiana. Allora, Luca, grazie di essere con noi. Buongiorno, spero che mi si senta. Beniamino. Grazie, sì, Luca. Sì, bene. Allora, grazie a te dell'invito. Mi fa molto piacere portare i saluti del nostro Dipartimento, il Dipartimento di Scienze Politiche, anche il benvenuto agli illustri ospiti che parteciperanno questa mattina ai lavori di questo convegno, docenti autorevoli di molte diverse università italiane, ma anche illustrissimi rappresentanti del mondo delle istituzioni italiane, europee. Ricordo la professoressa Silvana Sciarra, giudice della Corte Costituzionale, presidente Filippo Petroni Griffi del Consiglio di Stato, professor Filippo Donati, componente del Consiglio Superiore della Magistratura, il professor Giovanni Pietruzzella, avvocato generale della Corte di Giustizia europea. Alcuni di loro hanno avuto occasione di essere gratitissimi ospiti nelle nostre aule. Ora purtroppo ci è preclusa questa modalità di incontro e speriamo di poterne riprendere questa consuetudine di dialogo. Ecco, l'incontro si inserisce in un progetto di ricerca finanziato dal nostro Ateneo, di cui è ideatore e coordinatore Beniamino Caravita di Toritto. Il tema è quello evocato anche nel titolo di questa giornata di studi. Il progetto infatti nasceva per indagare proprio i mutamenti in corso attualmente nel sistema della giustizia costituzionale italiana, in una prospettiva multidimensionale che è richiamata proprio dai titoli delle tre sessioni che si susseguiranno nel corso della mattinata, che si soffermeranno specificamente sui rapporti tra Corte Costituzionale italiana e Corti europee, tra Corte Costituzionale e legislatore e tra Corte Costituzionale e giudici comuni. Ora io confesso apertamente, ovviamente, che non essendo un giurista, non essendo un giuspubblicista, sebbene laureato in giurisprudenza, molti di questi temi, diciamo, molti di questi temi hanno elementi di tecnicalità che li rendono difficilmente accessibili ai non addetti ai lavori. Però non posso negare di aver notato una consonanza interessante tra alcuni dei temi che saranno indicati questa mattina e questioni chiave che si sono discusse nel corso degli ultimi anni in ambiti a me più vicini, come quello della teoria politica e giuridica, in particolare con alcune direttrici di questo dibattito sul costituzionalismo globale, multilivello, e l'attenzione che in questo dibattito è stata data proprio al ruolo delle corti, come snodi fondamentali di costruzione di quello che per alcuni autori rappresentava una sorta di circuito giusgenerativo di tipo orizzontale e diffusivo, ecco, in qualche modo in grado di modificare i tradizionali assetti, soprattutto la verticalità caratteristica dei moderni stati costituzionali.
Ora mi sembra che l'ipotesi di lavoro da cui parta il progetto ideato e coordinato dal professor Caravita sia proprio quello di pensare che una certa stagione nella prassi e nel dibattito sulla prassi sia finita e che qualcosa di diverso sia in movimento. E questa è una sensazione che circola appunto anche in altri ambiti come quello della teoria politica e giuridica, che noi si sia entrati in una nuova fase di questo tumultuoso tempo di passaggi che stiamo vivendo da diversi anni. La formula che Beniamino ha utilizzato per rendere immediatamente percepibile il senso di questo ulteriore grande cambiamento che sarebbe in corso è quella del riaccentramento del giudizio costituzionale. E qui davvero mi trovo immune e alieno, come diceva il grande Alberico Gentili, e quindi è bene che io lasci la parola a Beniamino per la vera introduzione tematica a questi lavori. Però consentitemi appunto di ringraziarvi ancora una volta per la vostra presenza, sia pur in video, e di augurarvi molto calorosamente un buon lavoro per le discussioni di questa mattinata. Grazie. Grazie Luca. Una delle caratteristiche di scienze politiche una delle caratteristiche peculiari di scienze politiche è quella di permettere, anzi di imporre, un dialogo continuo fra esperienze e conoscenze diverse. E devo dire che sapere che anche al di là dei tecnicismi, delle tecnicalità di ogni nostra materia, ci siano consonanze con chi studia i fenomeni sociali, forse con prospettive diverse, è per noi giuristi da un lato un invito a rendere le tecnicalità comprensibili, dall'altro un meccanismo di continuo confronto che non può che farci, anche a noi giuristi, soprattutto a noi giuristi, non può che farci molto bene. Per cui grazie Luca della tua introduzione. Qualche brevissima parola, perché il programma, come dicevo, è intenso e quindi mi limito a qualche breve parola. Il convegno di oggi si inserisce, come ricordava Luca, all'interno di un progetto di ricerca di Ateneo 2018-2019, quindi un progetto che è stato costruito nel 2018. Quindi alcune intuizioni sono intuizioni di più di 2 anni fa. Ci doveva essere un convegno nel marzo 2020, che doveva essere un convegno in presenza, ma purtroppo, per le ragioni a tutti note, eravamo all'inizio del lockdown e abbiamo dovuto rinviarlo. Il convegno in realtà si pone in una linea di continuità con un precedente lavoro della mia cattedra di istituzioni di diritto pubblico. Perché... Non la vediamo però, non so se... Ah. Ecco, adesso la vediamo. Ah. Ah. Allora, scusatemi un attimo, torno. C'è un problema di... Ora la vediamo e sentiamo, professore. Sì, no, ma il problema è che c'avevo il testo, non ho il testo, non ho... Un attimo, adesso pensavo che di poter scorrere il testo dallo schermo, ma se scorro il testo dallo schermo non vengo visto, mi sembra di capire. Però risolvo in un altro modo. Scusatemi.
Niente, non, scusatemi, ma devo... Ah, eccolo qua, va bene. Ecco, ho risolto. Allora, mi vedete adesso? Sì, professore. Perfetto, scusate. Allora, dicevo, il convegno, questo convegno di oggi, questo progetto di ricerca del 2018 si inserisce in realtà in continuità con un progetto di ricerca dell'inizio degli anni di questo decennio, in cui l'osservazione che poi ha prodotto un testo pubblicato negli studi di federalismi, la giustizia costituzionale in trasformazione, la Corte fra giudice dei diritti e giudice dei conflitti, dall'analisi della giurisprudenza che effettuammo agli inizi del decennio, emergeva uno spostamento in senso del decentramento o della diffusione del judicial review verso i giudici comuni e verso le corti sovranazionali. Questo agli inizi degli anni, era un'osservazione degli inizi degli anni 10. Le tendenze andavano di pari passo. Se a livello interno la Corte andava sempre più rinsaldando l'impostazione secondo cui le leggi non si dichiarano incostituzionali perché è possibile darne un'interpretazione costituzionale, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali, è la famosa sentenza 356 del 96, sanzionando con l'inammissibilità il mancato e insufficiente tentativo di interpretazione conforme, dall'altra i giudici comuni, anche in ragione della costante esclusione della Corte dell'interlocuzione diretta con Lussemburgo, avevano intrapreso un dialogo sempre più fitto con la Corte di giustizia, che in buona parte era conducibile alle modalità, voglio insistere, alle modalità del processo di integrazione europea che nel ventennio 20-2090, 1990, gli ultimi 10 anni del secolo scorso, i primi 10 anni di questo, si stava consolidando. A ciò si aggiunga che nello stesso periodo si assisteva a una deriva del giudice costituzionale verso il ruolo tradizionale di Staatsgerichtsbarkeit, cioè di conflitto statale, frutto sia del contenzioso cresciuto fra Stato e Regioni, non c'è bisogno che ricordi la riforma del 2001, sia di un'esasperata tensione fra magistratura e politica. In quel periodo non mancavano i tentativi di applicazione diretta della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per come interpretata dal suo custode. C'è tanta giurisprudenza ordinaria, c'è giurisprudenza importante del Consiglio di Stato. Insomma, il giudice comune si trovava nella singolare posizione di vedere resa più difficile la strada verso Piazza del Quirinale, ma molto più agevole il collegamento con le corti di Lussemburgo e di Strasburgo. Peraltro, erano gli anni, inizi 2000, in cui era approvata la Carta di Nizza che poi avrebbe trovato sanzione nel Trattato di Lisbona. Oggi, invece, come indica il titolo del convegno, sembrerebbe in atto una più ampia manovra di riaccentramento del giudizio di costituzionalità e più in generale di centralizzazione della posizione della Corte costituzionale nel sistema. Alcuni di questi sintomi non rilevano nel convegno di oggi, ma sono ugualmente evidenti, dall'allentamento delle maglie per l'accesso al giudizio costituzionale, basti pensare alla torsione subita in alcuni casi dal concetto di rilevanza, fra le tante, la 1/2014, all'ampliamento dei soggetti legittimati a sollevare la questione di legittimità costituzionale, tranne la recente sentenza sull'autorità antitrust, fino alla modifica recentissima delle norme integrative. Altre tendenze riguardano in modo specifico le tematiche che verranno affrontate nelle 3 sessioni di oggi. In realtà, già nel recente passato, la Corte aveva messo in discussione, la Corte Costituzionale italiana aveva messo in discussione l'autoesclusione nel dialogo con i giudici di Lussemburgo,
dichiarandosi legittimata a rinviare alla Corte di Giustizia, prima nell'ambito di un procedimento in via principale, la famosa ordinanza 103 del 2008, e poi all'interno di un giudizio in via incidentale, la 207 del 2013. In seguito la Corte ha operato nei rapporti con l'ordinamento convenzionale, provando a correggere alcune linee di tendenza emerse, probabilmente in maniera erronea, dalle sentenze gemelle del 2007. Nella 49 del 2015 la Corte ha circoscritto la vincolatività delle decisioni del giudice di Strasburgo alle sole sentenze costituenti diritto consolidato o sentenze pilota in senso stretto. Nell'ultimo triennio la Corte ha altresì ricalibrato i rapporti fra pregiudiziale europea e pregiudiziale costituzionale, comunque non smentendo del tutto l'affermazione della priorità logica dell'intervento europeo, ma alterandone la portata nei casi in cui vengano in rilievo i diritti costituzionali. È la giurisprudenza, la sentenza 269 del 2017. Le ragioni del revirement, in senso centrato, possono essere rinvenute nella possibilità, o meglio nel rischio, che si generi, cito, un concorso di rimedi giurisdizionali, potendo il giudice comune scegliere gli strumenti di tutela dei diritti previsti dall'ordinamento costituzionale italiano, ovvero dal diritto dell'Unione Europea. A fronte di questa eventualità e in ragione della natura degli interessi coinvolti, la Corte ha reclamato la necessità di un proprio intervento erga omnes in virtù, cito, del principio che situa il sindacato accentrato di costituzionalità delle leggi a fondamento dell'architettura costituzionale ai sensi dell'articolo 134. La decisione costituisce una reazione del nostro giudice costituzionale a una delle principali spinte centrifughe dal giudizio accentrato, ossia la tendenza a valutare i problemi di costituzionalità alla stregua delle violazioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Nei due anni successivi la Corte ha rafforzato i suoi margini di intervento, reclamando la propria competenza anche quando le norme di diritto derivato, tale di efficacia diretta, siano espressive dei principi contenuti nella Carta di Nizza e nella Costituzione italiana. È la sentenza 20 del 2019. Ci sono altre sentenze in cui la Corte sembra aver riproposto alcune regole delineate in queste sentenze, la 11 del 2020, la 44 del 2020. Queste sentenze, queste decisioni sono espressione della volontà del giudice costituzionale di riprendere in mano la tutela dei diritti e di inserirsi in maniera diretta nel dialogo diretto fra giudici e Corte di Lussemburgo. Allo stesso tempo queste tendenze di riaccentramento hanno come destinatario anche il giudice europeo e sono sintomatiche della presa di coscienza da parte della Corte Costituzionale della inopportunità di ritrarsi dal dialogo diretto con la Corte di Giustizia, limitando il proprio intervento ai casi estremi di contrasto con i principi supremi dell'ordinamento e diritti inviolabili. La stessa sentenza 269, nonostante la vocazione delle competenze, in un passaggio pone l'accento sull'intenzione di agire nel quadro di una costruttiva collaborazione con l'interprete europeo. In questo senso, probabilmente la vicenda Taricco ha rappresentato un'epifania del fatto che nel rapporto con la Corte di Giustizia risulta assai più utile esercitare la prima parola che non l'ultima, poiché consente di delineare limpidamente il campo di gioco, meglio il nodo interpretativo da sciogliere, di anticipare l'intervento di Lussemburgo e di porsi almeno inizialmente con un atteggiamento autenticamente collaborativo nonché rispettoso delle competenze altrui. Io penso che questo mutamento di orientamento della Corte Costituzionale sia strettamente da legare al Trattato di Lisbona, all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, siano delle conseguenze del Trattato di Lisbona, che ha, a mio giudizio, rafforzato
le linee per un processo di integrazione europea, non le ha indebolite, ma richiede, non permette più un sistema eccessivamente decentrato, non permette più quei due modelli, quei modelli che si erano affermati nell'evoluzione storica del sistema europeo, diciamo come prosecuzione di una della concezione in politica del funzionalismo. A un certo punto era sembrato che il processo di integrazione europea si dovesse basare su un'Europa che faceva meno degli stati nazionali, che faceva totalmente meno degli stati nazionali, e i due modelli erano stati l'Europa delle regioni e l'Europa dei giudici. Il Trattato di Lisbona, secondo me, ha detto l'Europa può e deve andare avanti, ma il processo di costruzione europea non può essere un processo abbandonato allo spontaneismo dell'Europa delle regioni o dell'Europa dei giudici. È un processo che deve avere una direzione, da un lato una direzione politica e dall'altro lato direzioni giudiziarie unitarie. E di questa sensazione, di questa modifica di orientamento, secondo me sono espressione le linee di tendenza della giurisprudenza della Corte degli ultimi anni. È evidente che i conflitti non sono tutt'altro che sopiti, come emerge dall'ordinanza di rinvio pregiudiziale, la 19.598 del 2020 della Corte di Cassazione, che sembra costituire una reazione del giudice di legittimità alle spinte centripete della Corte Costituzionale. È una iniziativa in qualche modo che non può non destare una qualche sorpresa. Almeno personalmente io sono rimasto colpito da questo tipo di iniziativa, perché mi sembra la prima volta che lo strumento dell'interpretazione pregiudiziale, lo strumento della questione pregiudiziale di interpretazione comune del diritto europeo, viene utilizzato per verificare la compatibilità del diritto, la compatibilità con il diritto europeo di una norma costituzionale per come interpretata dal giudice di legittimità costituzionale. Quindi mi sembra abbastanza un unicum che peraltro marca un conflitto interno, tutto interno, fra la nostra Corte Costituzionale, il nostro giudice di legittimità e il giudice amministrativo, il supremo giudice amministrativo. Un conflitto, mi sembra, un conflitto del tutto molto interno. Sarà interessante vedere in che maniera la Corte di Giustizia approccerà questo schema. A fianco a queste linee di tendenza verso, nei confronti del giudice europeo, nei confronti dei giudici comuni, ci sono le linee di tendenza, alcune linee di tendenza evidenti per quanto riguarda il rapporto col legislatore. Le più significative sono i due orientamenti: da un lato il superamento della teorica crisafulliana delle rime obbligate, e dall'altro la tecnica decisoria inaugurata con la vicenda Cappato e recentemente riproposta dalla Corte Costituzionale con la ordinanza 130 del 2020. Io mi fermo qui per evitare di essere io il primo a superare i limiti di tempo che ho chiesto ai relatori. Da un punto di vista organizzativo, io chiederei a tutti gli interventori di rimanere in un ambito che va fra i 15 e i 20 minuti. Io al 15° minuto esporrò il cronometro e pregherei quindi
i relatori di guardare, o comunque di avere il loro cronometro, perché altrimenti rischiamo di sforare i tempi. Da un punto di vista organizzativo, naturalmente avrei piacere di poter poi tradurre questo incontro in testi scritti. Le possibilità sono due, o meglio vorrei utilizzare ambedue le possibilità, sia la pubblicazione in uno dei prossimi numeri di Federalismi, la immediata pubblicazione in uno dei prossimi numeri di Federalismi dei testi scritti, sia, ma non per sfiducia per la rete, ma perché abbiamo la possibilità di utilizzare ambedue gli strumenti, sia un testo cartaceo da inserire nella collana degli studi di Federalismi. Io ringrazio di nuovo tutti i relatori, ringrazio i partecipanti, numero numeroso oramai, a prescindere che poi chiederò a Federico Savastano di dirmi quanti sono anche quelli che ci seguono sulla diretta Facebook. Allora possiamo iniziare. La prima sessione è dedicata al rapporto fra corti. Noi potremmo continuare, le prime due sessioni, potremmo fare le prime due sessioni in maniera continuativa, sospendere poi per la pausa pranzo, che non abbiamo potuto fornire anche un buffet, ma diventava complicato fare un invio del buffet a tutti quanti nelle loro sedi, quindi è una pausa pranzo virtuale in cui ognuno pranzerà da solo, e quindi potremmo poi riprendere alle 14:30 per la sessione conclusiva, che è Corti Costituzionali e Giudici Comuni, e le considerazioni conclusive del professor De Vergottini, che ringrazio in modo particolare per la sua adesione a svolgere le conclusioni. La prima sessione allora è Corte Costituzionali e Corti Europee, e interverranno il professor Filippo Donati, ordinario di Costituzionale a Firenze e componente del CSM, il professor Curti Gialdino, ordinario di diritto europeo dell'Unione Europea presso la Sapienza Università di Roma, il presidente Filippo Patroni Griffi, presidente del Consiglio di Stato, e la professoressa Silvana Sciarra, ordinaria di diritto e lavoro all'Università di Firenze e giudice costituzionale. Grazie, allora do subito la parola al professor Donati, pregandolo di rimanere entro i limiti di tempo che gli avevo indicato. Prego, professor Donati. Professore, non la sentiamo. Si sente? Adesso sì. Bene, allora grazie Beniamino. Io partirò un po' dal quadro che hai tracciato nella tua introduzione, cioè la tendenza della Corte Costituzionale a rivendicare con forza il proprio ruolo di garante dei principi fondamentali della nostra Costituzione anche di fronte alle corti europee. E questo orientamento, come hai spiegato, si esprime chiaramente in tre filoni. Il primo è quello collegato alla tematica dei controlimiti, tutti conosciamo la saga Taricco, ma è un filone non soltanto italiano, altrettanto nota è la sentenza del Bundesverfassungsgericht sul programma di aiuti collegato al quantitative easing. Il secondo filone è quello collegato ai rapporti con la Corte Europea dei diritti dell'uomo, in cui si inserisce la sentenza numero 49 del 2015, in cui la Corte Costituzionale ha delimitato l'ambito nel quale le sentenze della Corte Europea possono avere effetti vincolanti nei confronti dei giudici italiani. Il terzo filone invece è quello collegato ai rapporti tra la Costituzione e il diritto dell'Unione Europea, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ecco,
Io dico subito che mi concentrerò su questo terzo aspetto e cercherò di procedere lungo tre punti. Innanzitutto cercherò di evidenziare i problemi aperti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di doppia pregiudizialità. In particolare farò riferimento alla famosissima sentenza 269 del 2017, Ceramica Sant'Agostino. Successivamente cercherò di capire quali sono le indicazioni desumibili dalla giurisprudenza della Corte di giustizia utili per risolvere questi problemi lasciati aperti. Cercherò in terzo luogo di vedere se la giurisprudenza più recente si colloca in linea con le indicazioni che provengono dalla Corte di giustizia, per poi cercare di trarre qualche conclusione. Allora, la giurisprudenza della Corte Costituzionale. Qui partiamo dall'obiter dictum contenuto nella sentenza 269 del 2017, che tutti conosciamo. In questa sentenza la Corte ribadisce il principio della primazia e della non applicazione della legge in contrasto con una norma dell'unione produttiva di effetti diretti, però ci dice anche che il principio della non applicazione trova una limitazione laddove una norma nazionale viola un diritto fondamentale che si trova ad essere protetto contemporaneamente e dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. In questi casi il giudice comune è tenuto a sollevare la questione di legittimità costituzionale e la Corte Costituzionale decide alla luce dei parametri interni ed eventualmente di quelli europei, dice la Corte in questa sentenza, secondo l'ordine di volta in volta ritenuto più appropriato. Una volta che la Corte ha reso la sua decisione, poi il giudice, dice la Corte Costituzionale 269, resta libero di effettuare il rinvio pregiudiziale ex articolo 267 oppure di disapplicare la legge qualora sia in contrasto con la norma produttiva di effetti diretti, aggiungendo un inciso per altri profili rispetto a quelli esaminati dalla Corte Costituzionale, inciso che peraltro è sparito, è stato eliminato dalla giurisprudenza successiva. Allora, quindi sostanzialmente in questo quadro la giurisprudenza successiva ci ha poi specificato che in presenza di una doppia pregiudizialità quella indicazione che pareva emergere da 269, cioè l'obbligo di sollevare la questione di costituzionalità, lascia spazio ad una scelta da parte del giudice, cioè il giudice deve può scegliere se sollevare la questione di legittimità costituzionale, ovvero, sussistendo nei presupposti, effettuare il rinvio ex articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Sotto questo profilo è la sentenza numero 20 del 2019 estremamente chiara, perché in questa sentenza la Corte dice che il concorso tra le garanzie approntate dalla Carta dei diritti fondamentali e quelle apportate alla Costituzione arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali ed esclude ogni preclusione. Bene, se questo è il quadro che io ho tratteggiato e mi scuso della sinteticità per rispettare i tempi che ci è imposto, emergono due interrogativi. In concreto, come deve comportarsi il giudice comune in caso di doppia pregiudizialità? Cioè, ci sono dei criteri che debbano orientare questa facoltà di scelta che parrebbe emergere dalla giurisprudenza successiva? E il secondo interrogativo è la Corte Costituzionale, quando si trova investita di una questione in cui emerge un profilo di doppia pregiudizialità, come si deve comportare di fronte alla concorrenza dei parametri nazionali e comunitari? Cioè, qual è lo standard di tutela che deve in concreto essere applicato? Allora, siccome sia la giurisprudenza, la sentenza 269, che diciamo un po' la capostipite di questo nuovo orientamento, sia la giurisprudenza successiva fanno costante riferimento ai principi stabiliti dalla Corte di giustizia, guardiamo un attimo
che cosa ci dice la Corte di Giustizia e se ci offre degli elementi utili per risolvere i due problemi che vi ho appena evidenziato. Allora, il riferimento abbastanza costante nella giurisprudenza della Corte Costituzionale è alla famosa giurisprudenza Melchi e A contro B. Perché? Perché in questa, in queste decisioni conosciutissime, la Corte di Giustizia ha ritenuto compatibile con il diritto dell'Unione la questione prioritaria di costituzionalità che in Francia è stata introdotta dal legislatore. In Austria è stata invece introdotta attraverso un intervento pretorio del Tribunale Costituzionale. Allora, queste due decisioni della Corte di Giustizia ci permettono di individuare due punti fermi. Il primo, in nessuna delle due vicende decise dalla Corte di Giustizia nei casi Melchi e A contro B, il meccanismo prioritario di costituzionalità ha trovato applicazione, perché lì si trattava sostanzialmente di la questione riguardava la compatibilità del diritto interno con alcune disposizioni del diritto dell'Unione. La Corte di Giustizia in entrambi i casi ha chiarito che quelle disposizioni producono effetti diretti e che sono incompatibili con la normativa nazionale, tant'è che in entrambi i casi il giudice comune ha risolto la questione dopo il rinvio alla pregiudiziale alla Corte di Giustizia disapplicando la normativa nazionale rilevante. Quindi le affermazioni contenute nelle due sentenze sono delle affermazioni di principio, sono delle, una sorta, se vogliamo, di obiter dictum, in queste due sentenze Corte di Giustizia ci ha dato però alcuni riferimenti abbastanza importanti. Il primo, la questione pregiudiziale di costituzionalità non può trovare applicazione quando la norma dell'Unione è una, chiamiamola, applicazione necessitata, la norma interna, scusate, è un'applicazione necessitata del diritto dell'Unione, perché in questi casi la dichiarazione di incostituzionalità della norma interna comporterebbe automaticamente una violazione della disposizione dell'Unione Europea di cui essa costituisce attuazione. Qui siamo un po' nello stesso ordine di ragionamento della giurisprudenza della nostra Corte sul referendum, quindi la nota distinzione tra leggi costituzionalmente necessarie in cui è possibile un intervento referendario e leggi costituzionalmente imposte in cui un'abrogazione referendaria comporterebbe un vulnus alla Costituzione. Allora, quindi la questione prioritaria di costituzionalità è ammissibile soltanto nei settori in cui il diritto dell'Unione lascia un margine di discrezionalità agli Stati. E questo è un po' un riconoscimento, si inserisce in tutto quel filone giurisprudenziale in cui la Corte di Giustizia dimostra una forte apertura alle specificità dei sistemi nazionali di tutela dei diritti fondamentali, particolarmente laddove gli Stati membri vantano un margine di intervento autonomo. La questione prioritaria di costituzionalità, aggiunge la Corte di Giustizia, in astratto compatibile con il diritto dell'Unione, è comunque subordinato al rispetto di tre riserve. La prima è che i giudici nazionali devono essere sempre liberi di sollevare una questione pregiudiziale ex articolo 267, la seconda che debbono essere liberi di applicare misure provvisorie volte a tutelare i diritti conferiti ai singoli all'ordinamento comunitario, e il terzo che debbono essere liberi di poter provvedere al termine del giudizio di costituzionalità alla disapplicazione della norma interna, eventualmente in contrasto con il diritto dell'Unione produttivo di effetti diretti. Però in queste due sentenze vengono anche richiamati i principi che la Corte di Giustizia
ha espresso in Melloni e in Hackenberg Franzon, che sono molto importanti, perché in Melloni, io faccio riferimento, non entro, non descrivo le fattispecie perché do per scontato che queste siano decisioni abbastanza conosciuti, eravamo in presenza di una norma di un settore completamente armonizzato, il mandato di arresto europeo, e in quel settore la Corte di Giustizia ha detto qui lo standard di tutela applicabile è soltanto lo standard previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Quindi laddove siamo in presenza di un settore completamente regolato dal diritto dell'Unione, gli Stati membri non possono pretendere di applicare uno standard di tutela più elevato dei diritti fondamentali che si sostituisca a quello previsto dalla Carta dei diritti, perché in questo modo andrebbe a incidere sui principi del primato, unità e effettività del diritto dell'Unione. Invece, e questo ce lo spiega molto bene in Hackenberg Franzon, laddove sussista un margine di discrezionalità che il diritto dell'Unione attribuisce agli Stati membri, a questo punto gli Stati sono liberi di applicare il proprio standard nazionale di tutela, ancorché in ipotesi più alto di quello previsto dalla Carta, però ha la seguente condizione. Lo standard di tutela non deve essere inferiore a quello previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e in ogni caso gli Stati membri, i giudici degli Stati membri, non possono compromettere il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione. Allora, io in una ricerca che ho fatto in preparazione, ti ricordi del vecchio del convegno, perché questo convegno era stato originariamente pensato, doveva svolgersi circa un anno fa, allora io ho pubblicato un articolo nel quale diciamo condensavo quello che avevo preparato in vista del convegno che si tiene oggi, e a me sembra che la giurisprudenza della Corte Costituzionale sia perfettamente in linea con le indicazioni che provengono da Melchi, IB, Melloni e Hackenberg Franzon. Perché? Se noi andiamo a vedere le più recenti decisioni, prendiamo la sentenza 20 del 2019, quella sentenza in cui la Corte Costituzionale si è occupata della questione di legittimità della norma che imponeva a tutti i dirigenti dell'amministrazione pubblica di pubblicare online la situazione patrimoniale e reddituale. Qui si era posto un problema di contrasto di questa disposizione e con la disciplina costituzionale che tutela la riservatezza e con la analoga disciplina del diritto dell'Unione Europea. Però questo è un settore in cui indubbiamente il legislatore europeo ha lasciato, e anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia hanno lasciato, un forte margine di discrezionalità agli Stati membri. Perché la stessa Corte di Giustizia ha stabilito che il diritto al controllo sui propri dati personali può essere bilanciato con il diritto dei cittadini alla trasparenza di quello che viene dei documenti in possesso dell'amministrazione pubblica, e questo bilanciamento deve essere fatto di volta in volta dall'autorità nazionale. Quindi giustamente in questo caso la Corte Costituzionale ha ritenuto di poter risolvere la questione non tenendo conto del parametro europeo, ma concentrandosi sullo standard interno di tutela del diritto fondamentale al controllo sui propri dati personali e sulla riservatezza, così come espresso dalla nostra Costituzione. Mi sembra in questa stessa prospettiva, ecco, si collocano le ulteriori decisioni. Sto vedendo che, allora, dove invece la Corte Costituzionale è andata diversamente, nella famosa ordinanza 100
17 del 2019, in cui si era posta la questione del diritto al silenzio, perché la questione di costituzionalità era la norma del testo unico che puniva chi si rifiuta di rispondere alle domande della Consob nell'ambito di indagini su illeciti, in cui da queste domande potrebbe emergere una responsabilità a carico del soggetto sotto inchiesta. E qui il problema del diritto al silenzio è un problema che certamente pone un problema di compatibilità con le norme costituzionali, perché non c'è dubbio che i procedimenti sanzionatori della Consob hanno carattere punitivo e quindi sono assimilabili ai procedimenti penali ai sensi del criterio Engel della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Però in quel caso la norma del testo unico sull'intermediazione finanziaria era imposta da un regolamento, da una direttiva europea, tanto che la dichiarazione di incostituzionalità avrebbe provocato la violazione del diritto dell'Unione Europea. E quindi giustamente la Corte Costituzionale ha sollevato la questione di costituzionalità, evidenziando anche dei problemi, dicendo alla Corte di Giustizia: guarda Corte di Giustizia, o mi interpreti la norma interna in maniera compatibile con la Carta dei diritti fondamentali e quindi mi permetti l'esercizio del diritto al silenzio, oppure stai attenta, perché qui siamo in un campo in cui rileva un diritto fondamentale della Costituzione, quindi riservandosi l'applicazione dei controlimiti. Allora, concludendo, cercando di essere sintetico, cosa deve fare il giudice comune quando si trova di fronte ad una doppia pregiudizialità? Allora, se la norma è comunitariamente imposta, lo standard di tutela è quello previsto dalla Carta, il giudice deve effettuare il rinvio alla Corte di Giustizia ex articolo 267. Questo vale per il giudice comune, vale anche per la Corte Costituzionale, ovviamente con l'arma dei controlimiti. Nei settori invece in cui gli Stati hanno un certo margine di discrezionalità, lo standard di tutela è quello nazionale. Però si applichi il criterio Franson, per cui deve essere garantito una tutela almeno uguale a quella offerta dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e non compromesso il principio del primato, unità e effettività del diritto dell'Unione. Quindi cosa succede? Se siamo nell'ambito di un giudizio in via di azione, La Corte Costituzionale può applicare l'uno o l'altro parametro, cioè può applicare la Carta dei diritti fondamentali o come parametro del giudizio la Costituzione. Nei giudizi invece incidentali, qui si pone un problema, perché, come ha detto la Corte di Giustizia, alcune disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea producono effetti diretti, quindi in un settore non completamente armonizzato si pone il problema di garantire il principio del primato e della diretta applicazione. In questi casi, se io ho cercato di argomentare, per garantire questo accentramento del giudizio di costituzionalità, si potrebbe anche pensare da parte del giudice comune ad una sospensione degli effetti della legge interna, in modo da garantire alla disposizione del diritto dell'Unione di produrre i suoi effetti, nelle more sollevare la questione di costituzionalità, in modo da permettere alla Corte Costituzionale di eliminare una volta per tutti, erga omnes, la disposizione in contrasto con una norma della Carta dei diritti fondamentali produttiva di effetti diretti. In questo caso, secondo me, sarebbe salvaguardata anche il profilo della rilevanza, perché la sospensione dell'efficacia della legge, ricordiamoci il caso Factor Tame, quindi è una cosa che già la Corte di Giustizia in altri casi aveva ritenuto ammissibile, non farebbe venire meno la rilevanza. Chiudo, Beniamino, dicendo che cosa deve fare la Corte Costituzionale di fronte alla concorrenza dei parametri. Laddove la disciplina non è completamente armonizzata, ovviamente vale il parametro interno.
la Corte di Giustizia, la Carta dei diritti fondamentali, nell'improbabile caso in cui offre una tutela maggiore, potrebbe essere invece utilizzata, in presenza di una norma comunitariamente imposta, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia con contestuale evidenziazione dei profili eventuali di contrasto con i diritti fondamentali sotto il profilo, nell'ottica, diciamo, della teoria dei controlimiti. Con questo ho finito spero di aver sforato soltanto per qualche secondo. Grazie Beniamino. Grazie Filippo, grazie, in effetti hai sforato per qualche secondo, per un po' di secondi, quindi se riusciamo a tenere questo ritmo di sforamento ce la facciamo, ma ulteriori ritmi di sforamento non sono possibili. Grazie non solo per il rispetto del tempo, ma soprattutto per le indicazioni anche operative e concrete che hai dato. Non ci hai detto che cosa deve fare la Corte di Giustizia, perché hai detto che cosa devono fare i giudici comuni, che cosa deve fare la Corte, e in una prossima incontro ci dirai anche alla Corte di Giustizia quello che deve fare, così si adegueranno. Ringrazio, mi sono dimenticato di ringraziare prima, oltre a tutti i partecipanti, oltre a tutti i relatori e i partecipanti, anche i dottori Simone Barbareschi e Lucio Caruso, che hanno contribuito sia sotto il profilo organizzativo che sotto il profilo scientifico alla organizzazione, alla tenuta di questa ricerca, all'organizzazione del seminario. Quindi lo faccio adesso, e comunque ringraziando anche tutta il gruppo che sta intorno alla cattedra, il gruppo di federalismi, molti sono presenti naturalmente, non li cito uno per uno. Adesso la parola allora al professor Carlo Curti Giardino, sempre sullo stesso tema. Il professor Curti Giardino ci aveva indicato che le sue riflessioni verteranno intorno alla recente ordinanza. Carlo, prego, a te la parola. Grazie. Grazie Beniamino, spero che voi mi sentiate, non so se mi riuscite a vedere, stamattina ho un problema con il video, quindi ho attivato un video da telefonino e parlo invece col PC. Spero che comunque... Io ti sento ma non ti vedo. Vabbè, probabilmente c'è un problema di video non risolvibile. E come tu hai accennato, io, visto il rinvio del nostro convegno che era predisposto per il 19 di marzo probabilmente mi sarei occupato di doppia pregiudizialità e ci sarebbe stato un accavallamento con quanto poc'anzi ha detto Filippo Donati, e invece il rinvio mi consente di dare qualche prima considerazione appunto su questa ordinanza di rinvio pregiudiziale, la 19.598 del settembre, depositata il 18 settembre scorso, delle sezioni unite della Cassazione, con la quale la Corte di Cassazione ha posto un'importante serie di quesiti alla Corte di Giustizia in tema di compatibilità di norme costituzionali e di prassi, e anche di norme ordinarie e di prassi interpretative giurisprudenziali italiane, con il diritto dell'Unione nel quadro di un contenzioso in materia di appalti pubblici. L'ordinanza ha subito avuto un notevole interesse in dottrina. Addirittura la settimana scorsa c'è stato un webinar organizzato da Roma 3, e non è difficile immaginare che la sentenza pregiudiziale della Corte di Giustizia, che interverrà io penso fra un annetto, in quanto le sezioni unite hanno chiesto la trattazione con procedimento accelerato, susciterà l'attenzione degli studiosi appartenenti a plurimi settori scientifico-disciplinare, non differentemente da quello che era successo con la cosiddetta saga Taricco. Naturalmente io
mi occuperò, diciamo, di esaminare le questioni poste dalle sezioni unite, neanche tutte, non tratterò per esempio la terza questione, che è la questione, diciamo, il quesito che riguarda l'orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui il concorrente escluso dalla gara di appalto non è legittimato ad impugnare l'aggiudicazione. Mi occuperò, diciamo, delle prime due questioni che, diciamo, volendo sintetizzarli all'osso, riguardano appunto la compatibilità di norme e prassi italiane con il diritto dell'Unione, ed è e soprattutto con una sentenza della Consulta, la sentenza 18 gennaio 2018, la numero 6. Ed è, diciamo, per me certo emozione occuparmi di questa cosa, perché di quel collegio della Corte Costituzionale faceva parte Silvana Sciarra, e in generale si parla anche di giurisprudenza del Consiglio di Stato, e qui è presente il suo presidente Filippo Padroni Grillo. Rapidissimamente, per quanto riguarda i termini della vicenda, qui c'era una pubblica amministrazione, l'azienda sanitaria locale della Valle d'Aosta, che indiceva una procedura di gara telematica da giudicare in base al criterio dell'offerta più vantaggiosa, al fine di individuare un'agenzia per il lavoro cui affidare la somministrazione temporanea di personale a tempo determinato. Negli atti di gara la stazione appaltante aveva previsto una soglia di sbarramento alle offerte tecniche, il cui superamento era necessario per partecipare al proseguimento della gara. E la ricorrente, Randstad Italia, esclusa per il mancato superamento della detta sorte, della detta soglia, impugnava dinanzi al TAR Valle d'Aosta la propria esclusione, e il TAR respingeva con la sentenza 13 del 13 marzo 2019 il ricorso, rigettandolo, e a quel punto la Randstad andava in appello, Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 7 agosto 2019, la quale rigettava il ricorso principale accogliendo l'appello incidentale, e stabiliva che la ricorrente non era legittimata a proporre motivi di ricorso volti ad ottenere il travolgimento della gara. Il ragionamento era che la Randstad non potesse proporre i detti motivi in quanto priva di legittimazione e per tale ragione portatrice di un interesse di mero fatto analogo a quello di qualunque altro operatore economico del settore che non avesse partecipato alla gara, cioè non poteva vantare la titolarità di un interesse legittimo meritevole di tutela. Avverso questa sentenza del Consiglio di Stato, la Randstad proponeva ricorso per Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione sotto vari profili, dalla violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale al diniego di accesso alla tutela medesima, facendo valere l'incoerenza della giurisprudenza del Consiglio di Stato con il diritto dell'Unione Europea. Qui, diciamo, la Corte di Cassazione, le sezioni unite della Corte di Cassazione mutano l'atteggiamento che avevano avuto conformandosi alla sentenza numero 6 del 2018 della Consulta, e riaprono la questione. Inizialmente la giurisprudenza della Corte di Cassazione, come le stesse sezioni unite ricordano nell'ordinanza in esame, era nel senso che in sede di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato il controllo dei limiti esterni escludeva il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, salvo i casi di radicale stravolgimento delle norme di riferimento, norme nazionali o norme europee, che si traducevano in altrettanti casi di denegata giustizia, e questo in quanto limitavano l'accesso alla tutela giurisdizionale, non tenendo nel giusto conto le disposizioni europee direttamente applicabili, come interpretate dalla Corte di Giustizia. Quindi la famosa nozione di motivi inerenti o attinenti alla giurisdizione
includeva le doglianze volte a far censurare l'erronea applicazione del diritto dell'Unione allorché il giudice avesse adottato una decisione anomala o abnorme. E a tale risultato si arrivava attraverso una cosiddetta interpretazione evolutiva estensiva della nozione, ritenendo che il difetto assoluto di giurisdizione si concretasse allorché il giudice amministrativo avesse esercitato poteri esorbitanti dalle proprie competenze, in quanto lesivi di quelle che il nostro ordinamento, come integrato dall'ordinamento dell'Unione, riconosce come spettanti alla Corte di Giustizia del Lussemburgo. A questo filone giurisprudenziale della Cassazione, come è noto, si è contrapposto il giudice delle leggi con la menzionata sentenza 6 del 2018, molto nota, anche perché, diciamo, c'era un profilo di obblighi convenzionali. Le norme interposte erano l'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e l'articolo 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU, e su questo tema tutti sanno che la Corte di Strasburgo, con le sentenze Mottola contro Italia e Staibano e altri contro Italia, entrambi del febbraio del 2014, aveva accertato una duplice violazione degli obblighi convenzionali da parte dello Stato italiano. Nell'ordinanza di rimessione alla Consulta, che poi ha dato spazio alla sentenza 6/18, le sezioni unite avevano ricordato che si sarebbe affermata, come ho detto, una nozione di limite esterno alla giurisdizione collegata all'evoluzione del concetto di giurisdizione, un concetto da intendersi in senso dinamico, cioè nel senso della effettività della tutela giurisdizionale. La Corte Costituzionale, pronunciandosi sulla questione, aveva rilevato innanzitutto che non ci si trovava di fronte a un'ordinaria questione di giurisdizione avente ad oggetto la natura della situazione giuridica soggettiva azionata, ma ci si trovava di fronte ad una interpretazione e applicazione di norme costituzionali, in particolare del comma 8 dell'articolo 111 della Costituzione. In tal senso intesa la questione di costituzionalità, la Consulta affermava che essa rientra nella propria competenza naturale quale interprete ultimo delle norme costituzionali e nella specie di quelle che regolano i confini e l'assetto complessivo dei plessi giurisdizionali. Ciò premesso, la Corte Costituzionale riteneva che l'interpretazione evolutiva dell'articolo 111 ottavo comma della Costituzione, un'interpretazione che comprendesse pure il sindacato sugli errores in procedendo e sugli errores in giudicando, contrastava con la lettera, lo spirito, la sistematica della norma costituzionale e anche con la scelta di fondo dei costituenti che avevano privilegiato un assetto pluralistico delle giurisdizioni. Veniamo adesso rapidamente all'ordinanza di rinvio e alle prime due questioni pregiudiziali. La prima: la Cassazione interroga i giudici di Lussemburgo per sapere se la nozione di motivi inerenti o attinenti alla giurisdizione, ai sensi del 111,8, del 360 numero 1 primo comma e del 362 come comma 1 del codice di procedura civile, come ricostruita dalla Corte Costituzionale nella sentenza di cui ho detto, sia compatibile con talune norme primarie del diritto dell'Unione. In particolare, la Suprema Corte fa riferimento agli articoli 4 e 19 del Trattato sull'Unione Europea, all'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, cioè la norma sul rinvio pregiudiziale, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nella parte in cui detta nozione non possa essere utilizzata per impugnare avanti alle sezioni unite sentenze del Consiglio di Stato
che faccia un'applicazione di prassi interpretative confliggenti con sentenze della Corte di Giustizia in settori disciplinati dal diritto dell'Unione, in questo caso pregiudicando l'uniforme applicazione, l'effettività della tutela giurisdizionale di situazioni giuridiche soggettive di rilevanza europea. Così posta, la prima questione pregiudiziale mira ad accertare in sostanza se contro le sentenze del Consiglio di Stato per motivi attinenti alla giurisdizione, nozione che questa volta la Cassazione torna ad interpretare estensivamente nonostante il richiamato arresto numero 6 del 2018 della Consulta, si possa evitare che attraverso decisioni costantemente ripetute vengano a consolidarsi interpretazioni atte ad integrare violazioni gravi e manifeste del diritto dell'Unione, allorché tali violazioni sono rimediabili mediante il ricorso per Cassazione, e questo anche a prescindere dalla eventuale azione risarcitoria per fatto dello Stato giudice ai sensi della sentenza notissima Frankovic del 91 e delle successive. Non è certamente possibile prevedere l'iter logico che seguiranno i giudici di Lussemburgo nel rispondere a questa questione. Si può ipotizzare che si facciano perno, per un verso, sulle competenze che il trattato attribuisce alla Corte di Giustizia, la quale, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo primo, primo comma, seconda frase del trattato sull'Unione Europea, è chiamata ad assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati, intesi questi ultimi in senso ampio, cioè come comprendenti, oltre al diritto primario, pure tutti gli atti compiuti dalle istituzioni aventi valore obbligatorio, incluse le sentenze della Corte di Giustizia. Per altro verso, i giudici di Lussemburgo potrebbero valorizzare l'imprescindibile ruolo dei loro colleghi nazionali nella loro veste di giudici comuni del diritto dell'Unione, cui spetta di garantirne l'effettività e la tutela delle situazioni giuridiche soggettive di rilevanza europea. Qui potrebbe venire di nuovo in gioco l'articolo 19, questa volta del paragrafo primo, il secondo comma, quale obbliga gli Stati membri a stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione, garanzia altresì prevista dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. In quest'ottica, il giudice nazionale, lo ricordo, ha il potere dovere di procedere ad un'interpretazione orientata al diritto dell'Unione che consenta di superare le indicazioni ermeneutiche pure provenienti dalla Corte Costituzionale laddove appaiano confliggere con il diritto dell'Unione. Qui la ordinanza giustamente richiama, va bene, attribuendolo alla sentenza citata da Filippo Donati, Lamelchi e Abdeli del 22 giugno 2010, ma sì, chiarissimo, 15:56, ma mi appresto a concludere. Ma mi piace di ricordare che il dictum secondo il quale è inammissibile che norme del diritto nazionale, quand'anche di rango costituzionale, possano menomare l'unità e l'efficacia del diritto dell'Unione, è un'affermazione risalente nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, addirittura risalente alla notissima sentenza 17 dicembre 1970, la causa 1170 internazionale Handelsgesellschaft. A riguardo non si può escludere che, stante la giurisprudenza costituzionale appena richiamata, il giudice delle leggi, in esito magari ad un nuovo giudizio incidentale, ribadisca la propria interpretazione dell'articolo 111 della Costituzione, anche fondando la propria interpretazione sulla necessità di garantire l'identità nazionale insita nella struttura costituzionale dello Stato, come garantita dall'articolo 4, paragrafo 2, prima frase del Trattato dell'Unione Europea. Qui ci sarebbe di nuovo un conflitto, una contrapposizione tra la giurisprudenza costituzionale e la
giurisprudenza della Corte di Giustizia, si andrebbe un caso di controlimiti e diciamo non diverso da quello diciamo della Corte Costituzionale Federale Tedesca dello scorso maggio. E qui all'evidenza si pone la nota questione di chi è il giudice ultimo. Ora evidentemente non lo ha mai fatto la Commissione Europea, lo ha minacciato tanti anni fa rispetto ad una giurisprudenza del Consiglio di Stato francese, ma la Commissione Europea potrebbe anche azionare la procedura di infrazione ex articolo 258 al fine di far valutare dalla Corte di Giustizia se la linea giurisprudenziale accolta dalla Corte Costituzionale integri o meno un inadempimento dello Stato. L'altro aspetto, rapidissimo, la seconda questione, è quella della conseguenza di decisioni giudiziarie nazionali, soprattutto quando si tratta di giudici avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, come pacificamente il Consiglio di Stato, che abbiano mancato all'obbligo di rinvio pregiudiziale. E sempre che non esista, come non mi pare che esista in questo caso, una giurisprudenza consolidata in modo che, ai sensi della notissima sentenza 6 ottobre 1982 della Corte di Giustizia, la CILFIT, il giudice nazionale si è esonerato dall'obbligo di rinvio. Qui noi abbiamo una giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia, la sentenza Kobler del 2003, la sentenza Traghetti del Mediterraneo del 2006, ai sensi della quale l'immotivata violazione dell'obbligo di rinvio, che tra l'altro è stata pure sanzionata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella sentenza del 21 luglio 15, Schipani e altri, contro Italia, integra una violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione che apre all'azione risarcitoria. Poi ci sono anche profili di diritto interno. Ci si può chiedere se la detta violazione sia suscettibile di far sorgere un'ipotesi di responsabilità del magistrato per colpa grave, oltre alla prospettiva che in caso di risarcimenti chiesti allo Stato per fatto del giudice è ipotizzabile forse un'azione di rivalsa da parte della Corte dei Conti nei confronti di chi sia stato all'origine della violazione. Sarà molto interessante vedere cosa dirà la Corte di Giustizia. La procedura accelerata prevederà un annetto, la domanda pregiudiziale è stata depositata il 30 settembre, l'udienza non è ancora stata fissata e la Corte statuirà senza aver bisogno di intendere le conclusioni dell'Avvocato Generale, ma meramente di sentirlo. Sarà molto interessante, sarà un'altra saga, la saga Rastad dopo la saga Tarì. Grazie per la pazienza e ho sforato, credo, di qualche secondo, non credo neanche di un minuto. Grazie Beniamino. Grazie Carlo, direi che hai sforato nello stesso modo di Filippo, ci avviamo verso una uniformità di sforamenti sotto il minuto, se continua così va bene. Allora grazie di nuovo a Carlo, come dire, l'ordinanza è recentissima, quindi la sua illustrazione è sicuramente un contributo, così come le considerazioni che Carlo ha svolto sui possibili orientamenti della Corte di Giustizia. Sarà appunto molto interessante vedere come va a finire. Il presidente Patroni Griffi mi ha comunicato di aver avuto un contrattempo e quindi interverrà nel pomeriggio, e allora posso dare subito la parola alla professoressa Silvana Sciarra, che è graditissima anche nella sua funzione di quindi diciamo come professore vorrà parlare molto, come giudice costituzionale come dire dovrà centellinare le parole, vedremo adesso quale aspetto prevarrà nell'intervento di Silvana, se la sua animo di professore universitario o il suo, non perché la voglia limitare nelle parole, ma perché io sarei molto curioso di veder prevalere l'animo di professore universitario, ma temo che invece prevarrà l'animo prudente del giudice costituzionale. Silvana, grazie di essere con noi, a te la parola.
Grazie a te, Beniamino. Ci tieni insieme nonostante tutte queste difficoltà che attraversiamo. Devo dire che è molto confortante vedere questi quadratini sul mio schermo e rivedere anche molti amici. E io volevo provare a non rispondere, ma interpretare quel punto interrogativo che hai messo nel titolo di questo convegno, cioè accentramento. Non proverò a rispondere, però per tentare di riflettere sul tema del riaccentramento mi sono figurata sullo sfondo, e ve li propongo, alcuni scenari che sembrano apparentemente lontani dal tema di cui stiamo parlando, ma mi auguro che non lo siano del tutto. Il primo scenario è uno scenario che si rifà agli anni della crisi economica e finanziaria, gli anni in cui forse si è accesa una disaffezione verso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che peraltro non è intervenuta su alcune questioni perché non poteva conoscere alcuni atti, secondo l'articolo 267, per esempio il Memorandum of Understanding, si è ritratta, non c'era competenza, e alcune corti costituzionali nazionali sono invece intervenute autorevolmente. Fra tutte è stata studiata a lungo la Corte portoghese, anzi della Corte portoghese si è anche scritto che ha parzialmente corretto le storture del mercato, richiamando il legislatore ai suoi doveri. E quindi, insomma, c'è stato in quel momento un dinamismo fra corti costituzionali che si occupavano della crisi e Corte di Giustizia, che ha visto la Corte di Giustizia lontana, apparentemente lontana anche dai cittadini, perché non competente ad entrare nel merito delle questioni. Peraltro, il discorso della competenza è un discorso che io voglio mettere al centro di questo mio intervento, perché credo che la Corte di Giustizia abbia dato fino ad ora un'interpretazione rigorosa, però anche molto equilibrata, dell'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali. E questo penso che noi lo dobbiamo riaffermare. La Carta non è uno strumento di tutela al di là delle competenze dell'Unione, e neanche la crisi economica e finanziaria ha scalfito questo principio, che a mio parere è un principio cardine. In un articolo molto recente Roberto Conti ha detto che è fuori distretto un uso surrettizio del rinvio pregiudiziale, così come è probabilmente non esatto, ecco, e non aiuta, diciamo, nella costruzione di un quadro stabile, l'evocazione non puntuale dei parametri europei nel sollevare questioni di legittimità costituzionale da parte dei giudici rimettenti. Quindi, cosa emerge da queste osservazioni preliminari che sto facendo? Che l'articolo 51 è non soltanto una guida, ma io addirittura direi un argine per la Corte Costituzionale. D'altronde la Corte lo ha sempre fatto, c'è una sentenza che è la 63 del 2016 in materia di libertà religiosa, lì si dice il nesso con la Carta, credo fosse, non ricordo quale articolo, ma era un nesso flebile. E poi c'è la sentenza 194 in materia di licenziamenti, dove si dice appunto l'articolo 30, la tutela in caso di licenziamento ingiustificato, che appunto viene evocato, è un articolo evocato erroneamente, perché in quella materia la Unione non aveva esercitato la competenza. Ecco, mi soffermo su questo punto perché nell'ordinanza di manifesta irricevibilità della Corte di Giustizia a seguito del rinvio doppio, molto interessante, molto originale, sollevato dalla Corte d'Appello di Napoli, la Corte di Giustizia ha sostenuto che l'articolo 30 della Carta non ha alcun nesso con la violazione dei criteri di scelta in materia di licenziamenti collettivi. Quindi ha ribadito questo tema fondamentale del nesso. Quindi non basta che una misura nazionale ricada in un settore in cui c'è competenza dell'Unione, perché questo non basta, perché ci vuole una applicazione diversa del diritto dell'Unione. Quindi abbiamo qui un linguaggio chiaro, un'esposizione chiara, e direi che mi è venuto in mente di rileggere a questo proposito uno scritto sempre
almeno mi piace molto lo stile di Bobek, non solo come avvocato generale, ma anche come, come accademico. E in questo libro che figura in un libro, che, in questo capitolo che figura in un libro che si chiama Judging Europe's Judges, lui dice: le corti nazionali sono i clienti della Corte di Giustizia. E dobbiamo guardarli con attenzione, però sono anche dei giocatori compulsivi. E allora, proprio perché è compulsivo questo gioco, la Corte di Giustizia, che da loro riceve legittimazione, deve fissare delle regole del gioco molto chiare. Ecco, io credo che questo punto sia importante, perché resta nelle mani della Corte di Giustizia l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione. E quindi, se noi valutiamo anche in termini comparati l'atteggiamento delle corti costituzionali e anche delle corti che rinviano, di questi clienti, quelli che Bobek chiama clienti, noi troviamo sempre molto, molto presente, dominante, direi, il tema della competenza. C'è un'altra indicazione, questo ancora in via preliminare, da un altro scenario che vi propongo, ed è lo scenario che riguarda lo Stato di diritto, l'indipendenza della magistratura. Ecco, qui l'interazione fra corti, e direi anche fra corti e istituzioni europee, è ancora più complessa, perché da un lato ci sono stati dei casi che riguardavano, per esempio, misure di spesa che potrebbero interferire con l'indipendenza dei giudici. Per esempio, c'è il famoso caso Florescu, dove tra l'altro la Corte apre alla lettura, quindi a scrutinare il Memorandum of Understanding, in cui si evoca l'articolo 17 della Carta e il diritto di proprietà per una vicenda che riguardava un tetto posto al cumulo fra retribuzioni e pensioni. Si trattava ancora una volta di giudici, ma la Corte chiarisce che questo è un diritto soggetto a temperamento. E poi c'è il famoso caso, che è stato poi un leading case dei giudici portoghesi, anche qui a risparmio di spesa, riduzione salariale. E qui la Corte dice, un caso deciso nel 2018, con un rinvio tra l'altro della Corte Suprema amministrativa, che l'indipendenza è condizione per la cooperazione nel rinvio pregiudiziale. Poi c'è il famoso caso, che è il primo di una lunga serie di eventi, che è Commissione contro Polonia, in cui la Corte si apre a un'interpretazione ampia dell'articolo 19, soprattutto paragrafo 1 del trattato, e quindi l'interpretazione e l'applicazione dei trattati, dice la Corte, indipendentemente dall'articolo 51, perché qui davvero gli Stati hanno discrezionalità, non c'è dubbio, nell'organizzazione della giustizia, però la competenza degli Stati non può derogare all'articolo 19 del trattato. Ecco, direi che quello che sto cercando di dire è che si svolgono all'interno di questi due scenari delle dinamiche interistituzionali, dal mio punto di vista, molto interessanti. Non dimentichiamo che un attore molto attivo è la Commissione europea. E questi scenari confluiscono, a mio parere, nella discussione che si sta facendo sempre più interessante, perfino nella discussione sull'assegnazione dei fondi europei che occupa ora i capi di Stato e di Governo, perché la rule of law può entrare, la Francia è stata molto attenta nell'affermare questo punto, nello scoreboard che dovrà poi definire l'assegnazione dei fondi ai paesi destinatari. Perché ho allargato lo sguardo, probabilmente sembra andando fuori seminato, mi auguro di no, perché io penso che allargare lo sguardo serva per comprendere che in questo contesto, che è un contesto drammatico, un contesto impegnativo per i governi nazionali e per le corti, io penso che l'intervento delle corti costituzionali, parlo proprio volutamente al plurale, non dovrebbero ignorare questi giochi interattivi fra istituzioni, perché anche le corti sono parti di questo
contesto interattivo, sono soggetti autorevoli, condividono le regole, i principi guida, fra tutti il principio del primato del diritto europeo, e quindi contribuiscono a affermarli. Filippo Patroni Griffi, che ora non c'è, ha scritto, credo proprio per Federalismi non troppo tempo fa, che sono giudici inseriti in un circuito di formazione del diritto, è così. E quindi in questo quadro europeo molto ampio, non dilatato, ampio, giustamente ampio, ecco, io trovo che esercizi troppo spinti di accentramento possono rivelarsi molto contraddittori in ultima analisi. E quindi io penso che coltivare il terreno del diritto europeo per le corti costituzionali significhi comprendere i vincoli che tengono insieme gli Stati membri nelle fasi, ho detto prima, drammatiche e ribadisco, dell'integrazione, quale è quella che stiamo attraversando ora. Per cui la lettura che la Corte di Giustizia offre dell'articolo 19 del trattato, credo che vada tenuta presente sempre, non soltanto nelle condizioni molto gravi come possono essere quelle in cui addirittura uno Stato si allontana o cerca di scardinare i fondamenti democratici su cui è fondato, ma sempre, anche in casi probabilmente meno vistosi e meno gravi. Ecco perché non è utile quello che io altrove mi sono sforzata di chiamare protagonismo costituzionale, e con questo intendendo interventi delle corti che alla fine rischiano di sfaldare il sistema cooperativo per affermare una supremazia del punto di vista giuridico nazionale che forse non sempre aiuta anche a tenere insieme un quadro comparato, perché l'analisi comparata in questo momento è estremamente utile. Ancora una volta richiamo il caso polacco, c'è un interessante studio comparato sulla rule of law che dimostra in termini comparati perché e come la Polonia si allontana dai principi condivisi dello Stato di diritto. Ecco, in realtà io penso che un punto di vista armonico, un punto di vista condiviso, dovrebbe essere fornito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dovrebbe continuare ad essere fornito dalla Corte di Giustizia, e indicazioni in questa direzione si vedono forse in una, potrei dire, valutazione o valorizzazione tardiva che la Corte di Giustizia sta facendo dei diritti sanciti nella Carta, e come se fosse un modo, ma forse questa è una mia lettura troppo inventiva, di rispondere tardivamente alla disaffezione che la crisi economica e finanziaria ha creato negli interlocutori o in alcuni interlocutori della Corte di Giustizia. Ecco, la Corte ora rivaluta o valuta per la prima volta alcuni diritti fondamentali della Carta. E quali sono i terreni elettivi? Uno l'ho citato ed è appunto lo Stato di diritto, e qui l'articolo 47, il diritto a un ricorso effettivo, a un giudice imparziale, e l'articolo 2 e 19 del trattato richiamati congiuntamente, e poi, e questo ovviamente mi sta molto a cuore, i diritti sociali, perché la Corte riscopre la figura del contraente debole, e c'è una serie di casi noti, alcuni relativi al diritto alle ferie retribuite, all'articolo 31 della Carta e altri, non cito i casi, l'articolo 21 che ricompare. Ecco, qui sempre con riferimenti all'articolo 47, quindi anche per questi diritti, la garanzia effettiva dei diritti. Cosa emerge da questa giurisprudenza che non cito nei dettagli? Emerge una trasversalità di diritti all'interno degli ordinamenti dell'Unione Europea. Perché trasversali? Innanzitutto perché sono armonizzati. C'è diritto secondario e anche diritto secondario importante, consolidato. E poi sono riferiti anche a fonti internazionali, quindi c'è un nesso con fonti internazionali significative. E quello che si sottolinea è che il diritto secondario deve contenere disposizioni precise e incondizionate. Qui mi collego, penso, in parte a quello che diceva prima
Filippo. Quindi nella ordinanza di irricevibilità che oggi forse per i licenziamenti collettivi, ancora una volta la Corte di Giustizia si sofferma su questo punto dell'armonizzazione e qui tira fuori, in relazione alla direttiva sui licenziamenti collettivi che è la 98-59, la nozione di armonizzazione parziale. Per dire che lì c'è da riflettere, perché c'è solo l'obbligo di informazione e consultazione, quindi non è detto che, pur avendo esercitato la competenza, l'Unione abbia, come dire, aperto il terreno. Quindi armonizzazione o armonizzazione parziale. Ecco, allora, per leggere i messaggi lanciati dalla Corte Costituzionale, e qui quindi vediamo se prevale il professore o il giudice, ma il professore resta sempre dentro tutti noi che lo siamo. E io mi sono spinta metaforicamente ad usare il termine della inforcare gli occhiali bifocali. Poi ho visto che Morrone, proprio qualche giorno fa, ha usato una metafora visiva simile, quindi devo stare un po' attenta perché non so se io e Andrea Morrone andiamo dallo stesso ottico di fiducia. Però, a parte questi scherzi metaforici, vi propongo due parole sull'ordinanza di rinvio pregiudiziale 182 e qui nessuna autoreferenzialità, perché davvero tutte le decisioni sono frutte di un meticoloso lavoro collegiale. Qui la questione di legittimità costituzionale che investe anche la Carta, e la Corte dice non possiamo esimerci dal considerare anche la Carta perché in pari tempo sono infranti i parametri costituzionali e i parametri europei. E poi dopo significato e effetto delle norme della Carta, e qui il richiamo alla 117 del 2019, ma anche alla 269. Cosa voglio dire? Voglio dire che la Corte, sto guardando il cronometro, mi avvio a finire, che sta decidendo quest'ultimo rinvio sulla scorta dei suoi precedenti. E dunque la Corte Costituzionale può spingersi a dire, nel caso in discussione, che c'è una connessione inscindibile tra i diritti sanciti dalla Carta e dalla Costituzione. Ci sono passaggi che ora ometto di citare, ma quello che tengo a dire è che alla luce degli scenari che prima ho evocato, alla luce di questa giurisprudenza, diciamo, di precisazione della sentenza 269 che la Corte Costituzionale ha voluto così, insomma, condividere, io credo che il tema della doppia pregiudizialità, e qui sto inforcando le lenti bifocali per guardare lontano, così come gli scenari che ho evocato prima imponevano di avere occhiali bifocali per guardare lontano, io credo che il tema della doppia pregiudizialità possa essere sfumato, mentre spesso è un tema letto con occhiali da vicino, non che non servano anche gli occhiali da vicino. Perché un tema da non enfatizzare? Però qui la mia è una posizione personale che non vuole impegnare il collegio, perché quello che si deve enfatizzare, ho cercato di dire prima, è il tema della competenza. Dunque la sintonia fra corti costituzionali, ancora il plurale, e Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'articolo 51. Si deve enfatizzare perché c'è un fair play istituzionale molto importante. Vi rubo solo un minuto per dirvi che nel decreto legge immigrazioni, che è in discussione ora, in trasposizione, è spuntato fuori un articolo 2, che o 5 credo, da cui si apprende che finalmente il governo italiano sana la ferita che era rimasta, la ferita, o diciamo forse l'incertezza che era rimasta aperta sulla direttiva 2011 del 98, che è quella di cui si occupa la Corte Costituzionale nel rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Ecco che il legislatore, a fronte di un diffuso numero di giudici comuni che avevano disapplicato e poi la Corte di Cassazione aveva rinviato a noi e noi abbiamo rinviato alla Corte di Giustizia, ecco che il legislatore si è svegliato e interviene. Ancora una volta la dinamica interistituzionale, che
obbliga a inforcare occhiali da lontano. E qui ce l'aveva detto Mastro Ianni, c'è sempre la legge europea che poi sana eventuali lacune della disapplicazione. E io quindi credo che davvero si debba tener conto che se c'è stato un disorientamento del giudice comune, che può essere anche derivato, diciamo, da questa precisazione che di volta in volta si è andata chiarendo nella Corte Costituzionale, ecco, quel disorientamento del giudice comune forse si può far rientrare, forse anche questa dottrina che in modo filologico, anche molto attento, ha commentato le parole della Corte Costituzionale, credo che ci costringa a dire che quello che sta venendo fuori è che deve crescere nella cooperazione, e qui il richiamo che ho fatto prima alle norme del trattato, la nozione di fiducia. Ecco, arretra il protagonismo costituzionale, cresce la fiducia, e quindi le parole sono importanti. Sono contenta che ci sia Carlo Curti Geraldino, perché ricordo il famoso scritto di Federico Mancini in cui diceva che le parole sono poi la manifestazione, la lingua, il linguaggio, le parole sono la manifestazione del potere delle corti. E qui, come vedete, ho iniziato con la metafora visiva, però alla fine si cade sempre nella metafora linguistica, e quindi la lingua delle corti, le parole, il dialogo, ma io direi soprattutto la cooperazione. Ho sforato anch'io, mi scuso. Un minuto. Grazie. Un minuto, quindi sei perfettamente in linea. Abbiamo una regolarità di sforamento che fa che grazie Silvana, grazie delle tue parole. Sia come professore che come giudice, certo, se vogliamo costruire l'ordinamento europeo devono arretrare i protagonismi nazionali e deve prevalere la fiducia. Io leggo in alcuni orientamenti della nostra Corte anche il tentativo, certe volte quasi disperato, di ricondurre ad unità il nostro ordinamento, perché Se vogliamo procedere verso l'armonizzazione di 27, ahimè solo 27, sembra non più 28, anche se non c'è ancora la saga Johnson, non sappiamo come andrà a finire, abbiamo bisogno che questi 27 ordinamenti abbiano dei principi ordinatori, perché se i 27 ordinamenti da uniformare non hanno al loro interno principi ordinatori, è difficilissima l'operazione di omogeneizzazione. Quindi io leggo nella giurisprudenza della Corte, in questi sintomi di riaccentramento, non tanto una voglia di protagonismi nazionali quanto un'esigenza di dare un principio unificante all'ordinamento italiano, che altrimenti, secondo linee che troppo spesso vediamo presenti, rischia sempre di dissolversi. Grazie alla professoressa Sciarra. Come dicevo, il presidente Patroni Griffi ha avuto un contrattempo, quindi interverrà nel pomeriggio. Siamo comunque, anche se fosse intervenuto adesso il presidente Patroni Griffi, saremmo perfettamente in orario. Adesso abbiamo un qualche anticipo, allora possiamo aprire la seconda sessione, che è su Corte Costituzionale e Legislatore, con gli interventi di Andrea Morrone, Marco Ruotolo, Diletta Tega e Niccolò Zanon. Allora lascio subito la parola ad Andrea, che così si risolverà la questione dell'ottico fra lui e la professoressa Sciarra. E allora prego Andrea, tieni conto sempre non che lo sforamento, ormai si è creata una prassi di sforamento di un minuto, quasi una consuetudine di sforamento di un minuto, e quindi a questa consuetudine io mi rimango legato. Prego Andrea. Grazie Beniamino, grazie a tutti di questo invito, spero di poter contribuire anch'io con le mie parole a questo interessantissimo convegno. Dico subito per l'amica e collega Silvana Sciarra che su quella questione ci ritroviamo a mettere gli stessi occhiali, con le stesse lenti. Quindi, diciamo così, da questo punto di vista ci troviamo su una lunghezza d'onda
totalmente convergente. Probabilmente non lo saremo, ma per i ruoli istituzionali che rivestiamo in questo momento, nelle cose che dirò nella mia relazione, perché qui io parlo come professore, mentre invece Silvana Sciarra sentirà le parole che dirò soprattutto come giudice costituzionale. E allora, il tema è il rapporto tra Corte e legislatore. Io, sempre per la sintonia appunto con la professoressa Sciarra, ritengo che i costituzionalisti debbano metodologicamente abbandonare, o quantomeno diciamo così, ridurre la tendenza, che è assolutamente diffusa e maggioritaria, a guardare con lenti microscopiche alla giurisprudenza costituzionale, guardando ai suoi particolari, guardando diciamo così a tutte le sue caratteristiche particolari, e dovrebbero alzare lo sguardo. In fondo questo è l'habitus del costituzionalista, quello di avere uno sguardo lungo. Bisogna guardare lo sfondo, e anche questo tema del rapporto tra Corte Costituzionale e legislatore è un tema che va guardato appunto focalizzandosi sullo sfondo e non sui particolari. E se noi guardiamo questo tema appunto in questa prospettiva, non possiamo non notare, ma diciamo così, i casi, la casistica, i particolari non sono altro che dei sintomi, che la Corte, suo malgrado, o diciamo così anche per protagonismo voluto, insieme a tutti i giudici, sia interni che sovranazionali o internazionali, sono protagonisti di una presa di possesso, di uno spostamento di potere, che ovviamente vede come il soggetto antagonista che subisce questa presa di possesso, questo spostamento di potere, proprio il potere politico-legislativo. Non è una questione che si riscontra oggi, è una tendenza che è propria della seconda metà del Novecento, di cui il terzo millennio non fa altro che confermare queste linee di fondo. Ora, per contribuire ulteriormente a dimostrare questa mia tesi, giocherò su tre grandi opposizioni. L'opposizione appunto particolare versus sfondo, l'opposizione tra origine della giustizia costituzionale e la giustizia oggi, il presente, l'opposizione tra diritto politico e diritto giurisprudenziale, e infine l'opposizione tra libertà del legislatore e necessità della decisione del giudice. Non so se riuscirò ad approfondire tutto, ma diciamo così, cercherò di farlo. Allora, veniamo al particolare, cercando diciamo così di astrarre dai particolari quello che è lo sfondo che vi ho preannunciato. Ci sono due profili interessanti, secondo me, su cui occorre riflettere. Quello che io chiamo la maieutica normativa, che è la caratteristica propria del giudice costituzionale, e poi il secondo profilo che riguarda, in senso più stretto, il rapporto con il legislatore, la collaborazione con il legislatore. Ora, non possiamo non ammettere, non riconoscere che l'attività della Corte Costituzionale sia un'attività continua di manipolazione del diritto positivo. Manipolazione che ha due profili. Manipolazione sulle norme esistenti, è una manipolazione nello spazio, è una manipolazione nel tempo, della efficacia delle norme. E c'è anche una manipolazione che opera, qui in funzione ancora più creativa, nell'assenza di norme positive, dove la manipolazione altro non è se non una vera e propria creazione normativa. Il caso Cappato, il problema delle rime obbligate,
del loro superamento, il problema dell'estensione o della riduzione di significati normativi, sono tutti casi che ci dicono appunto di questa tendenza molto diffusa alla manipolazione del diritto da parte delle corti costituzionali. Ovviamente parlo di quella italiana, ma è un problema generale. Ma anche se noi guardiamo questo tema dal punto di vista della delimitazione dell'oggetto, del tema decidendum, non possiamo non negare, cioè non possiamo non ammettere, quindi non possiamo negare, che sia per quanto riguarda l'oggetto, sia per quanto riguarda il parametro, la Corte Costituzionale svolga un'intensa attività di manipolazione. In fondo, qual è la domanda che viene posta alla Corte Costituzionale? Siamo sicuri che l'oggetto della domanda sia contenuta nei limiti della legge oggetto su cui viene sollevata la questione, o viceversa non sia stato allargato progressivamente a qualsiasi domanda che qualunque giudice può porre alla Corte Costituzionale? Il caso della legge elettorale è emblematico, il caso Cappato, diciamo così, porta alle estreme conseguenze. La domanda verte sul 580 CP, ma in realtà la domanda è ben altra. La domanda è per il diritto a morire, che non sta scritto in nessuna disposizione positiva e che si vuole introdurre attraverso la Corte. Ma se allarghiamo il discorso al parametro, lo stesso discorso, la manipolazione è evidente. Quale Costituzione applica la Corte Costituzionale nei suoi giudizi? La risposta è qualunque principio che può essere ricondotto o non ricondotto alla Costituzione. Faccio due casi per tutti. Le sentenze gemelle 348 e 349 hanno introiettato nel nostro ordinamento la CEDU come norma parametrica e da allora in poi, diciamo così, nessuno sforzo della Corte è stato diretto a accertare se le norme convenzionali, prima ancora di poter essere applicate, prima ancora di poter essere utilizzate come parametro, fossero compatibili con la Costituzione, come pure le sentenze gemelle avevano prefigurato, salvo poi smentirlo nelle stesse sentenze gemelle. Perché nessuno può negare che quell'affermazione sull'indennizzo al valore venale del bene contrastasse col contenuto prescrittivo della funzione sociale della proprietà come limite al terribile diritto di cui parlava Stefano Rodotà. Ma lo stesso vale per la 269 del 17. In fondo la 269 del 17 sta dicendo che la Carta di Nizza è un parametro costituzionale. Sta dicendo in fondo questo. E quindi, diciamo così, ancora una volta la Corte Costituzionale, sia pure in quella fusione di orizzonti di cui parlo in quel testo che ricordava Silvano Sciarra, in realtà sta spostando l'utilizzo, sta spostando l'oggetto e il parametro del suo sindacato su orizzonti, diciamo così, che stanno oltre la Costituzione. Nella collaborazione col legislatore, è vero che c'è questo tentativo, no? L'ordinanza Cappato e poi la più recente ordinanza in materia di libertà di stampa, forse molto più mite dell'ordinanza Cappato, no? C'è questo nuovo tentativo di cercare una collaborazione con il legislatore. Ma la domanda che mi faccio è se questa collaborazione non sia una collaborazione a senso unico. In fondo si tratta di moniti con minaccia, se posso usare questa espressione. Monito al legislatore ad intervenire sapendo che se non lo fa, lo farà la Corte, riscrivendo il diritto oggettivo, anche quando le opzioni possibili sono plurime. Secondo punto, dalle origini al presente. Insomma, come non ricordare che nella polemica Carl Schmitt-Hans Kelsen, che ha portato al fondamento della giustizia costituzionale, ci fosse in entrambi, sia pure da punti di vista completamente diversi, un punto di convergenza, e cioè i contenuti della Costituzione sono riservati alla politica, cioè al Parlamento, secondo la prospettiva kelseniana, o al capo dello Stato, secondo la prospettiva schmittiana. Ma è sempre lì il punto. Il giudice, e qui parlo soprattutto della prospettiva kelseniana, aspetta al giudice costituzionale soltanto un controllo formale, soltanto un controllo di regolarità del modo come si è svolto il processo democratico. E Kelsen ricordava che se si vuol violare il principio di uguaglianza non lo si può fare con legge ordinaria, lo si deve fare con una legge costituzionale, quindi è un problema di forma l'oggetto del contenuto del controllo di costituzionalità. Si dice oggi le corti costituzionali sono organi contromaggioritari. Ho sentito ripetere non soltanto appunto nel dibattito nordamericano, ma anche, diciamo così, in coloro che trapiantano quel dibattito nel contesto italiano. Questa formula, secondo me, è una formula molto equivoca. Dovremmo chiederci due cose.
contro quale maggioranza si rivolge la giurisprudenza costituzionale? E ancora meglio, a favore di quale minoranza in realtà si muove la giurisprudenza? Secondo me, chi evoca questa funzione contromaggioritaria non fa altro che riportare in auge le note tesi di Kelsen sul rispetto della democrazia. Questo è il compito della Corte Costituzionale, cioè garantire che il processo democratico, la dialettica maggioranza-minoranza, possa svolgersi correttamente. In realtà, lo abbiamo visto, le Corti Costituzionali rifiutano questa etichetta, perché in realtà loro hanno altri strumenti per poter opporsi al legislatore. Operano soprattutto con lo strumento del diritto e, ripeto, con la manipolazione del diritto di cui parlavo in precedenza. Terza opposizione, diritto politico versus diritto giurisprudenziale. In fondo, la storia del diritto non è altro che storia, potrei usare le categorie di Marx, ma diciamo così, le applico in un contesto attuale, non è altro che lotta per il diritto, lotta per la sovranità, che significa lotta per la creazione di nuovo diritto. Questo è il contenuto, no, della lotta per il diritto. Ora, nello Stato legislativo, cioè in un contesto dove prevale il diritto politico, la legittimità, che sta alla base del diritto politico, è la legittimità democratica. È il popolo che è titolare della sovranità e il popolo, attraverso i suoi rappresentanti, senza vincolo di mandato, che creano nuovo diritto. Invece, nello stato giurisdizionale, come diceva Kashmit, ma direi meglio nel contesto di un diritto giurisprudenziale, quello attuale, quello in cui oggi siamo, la legittimità che fonda il diritto è la legittimità tecnico-scientifica, di tipo aristocratico, la iudexcrazia che legittima i giudici nella costruzione della norma giuridica. In fondo, mentre prima la legalità era fondata sulla legittimità democratica, in questo nuovo modello organizzativo, la legalità è fondata su una legittimità aristocratico scientifica. È questo di cui parla Maurizio Fioravanti nel suo seminale saggio sulle trasformazioni costituzionali. La Costituzione da tempo, non da oggi, da parte di tutti i giudici e quindi anche della Corte Costituzionale, non è più loi politique, oggetto soprattutto di attuazione politico-legislativa, ma è norma giuridica, oggetto di applicazione diretta, di interpretazione immediata da parte di qualunque giudice. E questo sostanzialmente finisce per operare una svalutazione nei confronti dell'interpretazione e dell'attuazione che spetterebbe al legislatore. Vengo all'ultimo punto. Non abbiamo riflettuto abbastanza su una opposizione concettuale, sulla opposizione tra libertà della politica e necessità della decisione giudiziaria. Queste in fondo sono le due forme di legittimità che stanno alla base del diritto politico e del diritto giurisprudenziale. È uno statuto differente che distingue appunto la politica del legislatore dalla giurisdizione. Perché? Cerco di spiegarlo rapidamente. La libertà, che cosa significa? È il fondamento di legittimità della politica legislativa. È la legittimità democratica nel senso della decisione, in ultima analisi, al popolo. In fondo, questo criterio, cioè essere espressione del popolo e decidere in rappresentanza del popolo liberamente perché si possano meglio realizzare gli obiettivi del popolo, questo è il concetto di libertà democratica che sta dentro la democrazia, soprattutto rappresentativa, ha subito una trasformazione. Da fattore di legittimità è oggi diventato un limite per la politica legislativa. A questo contribuiscono diversi fattori, il pluralismo sociale, oggi il multiculturalismo, il multilevel government, la multilevel governance, meglio, e la globalizzazione. In fondo, cosa significa oggi decidere dal punto di vista del legislatore? Fare una cosa o impossibile o insufficiente, insufficiente perché contestualmente limitato o addirittura insufficiente perché totalmente assente. Insomma, di fronte al pluralismo, al multiculturalismo, alla pluralità dei livelli, diventa sempre più difficile per il legislatore svolgere il proprio compito. La libertà è diventata, diciamo così, una camicia di nesso per il legislatore. È qui che insiste il valore, sto finendo Beniamino,
il valore della giurisdizione. La giurisdizione si legge sul principio di necessità del decidere. Qual è la ratio? Storicamente la ratio derivava dal fatto che il giudice dovesse essere subordinato alla legge, alla Costituzione, cioè subordinato al diritto, quindi decidere è un obbligo conseguente. Ma la necessità della decisione giudiziaria si ritrova anche nel divieto di non liquet, il che sposta però il senso della necessità della decisione. Necessità di decidere sempre e comunque, questo è il precipitato. Anche in assenza del diritto positivo, ma soprattutto per rispondere alle esigenze del caso concreto. Quindi, mentre la decisione legislativa è diventata impossibile, la necessità della decisione giudiziaria rende questa decisione sempre presente e in termini e di libertà e di autorità. Libertà perché appunto, ripeto cose dette prima, il giudice ha ampio margine di apprezzamento nel definire il proprio oggetto, il proprio parametro e quindi il contenuto del diritto. Ma soprattutto in termini di autorità, alla fiducia nei confronti del Parlamento, del legislatore, oggi si è sostituita la fiducia nei confronti dei giudici. Grazie, perché i giudici hanno la necessità di decidere, devono decidere sempre e comunque. Di fronte al giudice si può ottenere una decisione. Il giudice manifesta un'autoritas perché lo pone la sua posizione al di sopra degli interessi partigiani in lotta, quelli che non riesce a mediare più il legislatore, perché appunto la sua legittimità deriva dal lavoro scientifico professionale, è una comunità di giuristi, sono super periti, sono periti peritorum appunto. E i giudici hanno stabilito una formidabile alleanza con gli strumenti della tecnica e della scienza che servono ulteriormente per rafforzare la loro posizione di supremazia e quindi legittimare ulteriormente questo spostamento di potere. Nel processo entrano sempre di più le evidenze scientifiche, da ultimo l'ha fatto anche la Corte Costituzionale, con le consulenze tecniche, gli amici curie, gli esperti, l'allargamento dell'istruttoria e prima ancora il tema della ragionevolezza scientifica. E le evidenze tecniche, l'alleanza con la tecnoscienza, fornisce al giudice un ulteriore strumento di forza che rafforza la sua auctoritas, rende le sue decisioni ancora più credibili di quelle del legislatore. Ho finito, Beniamino. Grazie a tutti. Grazie Andrea, interessantissima la tua prospettazione. Secondo me riapre proprio la tua prospettazione, riapre il tema della diversa legittimazione dei giudici costituzionali e dei giudici comuni. Secondo me sullo sfondo del tuo discorso non può non starci anche questo tipo di riflessione. Grazie anche del rispetto dei tempi. La parola a Marco Ruotolo. Marco, prego. Sì, grazie Beniamino. Faccio partire il timer anch'io. Ti ringrazio davvero per avermi invitato a questa occasione di confronto e io mi occuperò del tema appunto corte e legislatore, sul quale peraltro ho scritto di recente un saggio in diritto e società. Eviterò di riproporre i contenuti di quel saggio, lo farò solo in estrema sintesi, come una sorta di premessa schematica di una riflessione che vuole andare oltre quel lavoro. Io ho sempre pensato che la riflessione sulle evoluzioni della giurisprudenza costituzionale debba essere condotta avendo presente il contesto storico-politico nel quale le decisioni e le evoluzioni si collocano. Quella che può apparire come una novità inquietante nei termini ora di un presunto stravolgimento delle regole processuali, ora di un'ardita creazione sul piano delle tecniche decisorie, potrebbe magari essere intesa invece nella forma di una lettura evolutiva dei principi e delle regole del processo costituzionale, funzionale all'esigenza di rendere giustizia costituzionale. Ora non dico che questa esigenza possa giustificare tutto, ma affermo con forza che alla luce di questa esigenza occorra valutare le singole novità entro il quadro sia normativo che storico-politico nel quale si collocano. D'altra parte la stessa disciplina del processo costituzionale è scarna. Le formule impiegate, lo sappiamo bene, sono tutt'altro che univoche. Ci si potrebbe chiedere cosa vuol dire rilevanza, cosa vuol dire non manifesta infondatezza. Sono formule il cui significato non può essere cristallizzato proprio perché aperte all'interpretazione della giurisprudenza, che la dottrina specialistica insegue con elaborazioni che finiscono per non avere valenza prescrittiva, ma semmai descrittiva.
Basti pensare alle schematizzazioni, che trovo talora ossessive, delle tecniche decisorie, che sembrano preludere al loro possibile contenimento entro un numerus clausus, con la conseguenza che la nuova creazione, se non rientra nello schema, viene considerata inammissibile, addirittura una colpa della Corte. Questo atteggiamento e questa considerazione ricorre spesso, specie a fronte di decisioni che possono apparire tali da determinare una invasione della sfera di discrezionalità del legislatore. Ma poi si scopre che quella che oggi può essere una colpa, domani potrà essere considerata una colpa Felix, come ci insegna chi è capace di guardare alla giurisprudenza costituzionale, sono d'accordo con Andrea su questo, senza pregiudizi, senza limitarsi soprattutto ad un esame radiologico della singola pronuncia. Occorre guardare al contesto e occorre avere una visione più generale. Abbondano però nel dibattito scientifico i termini enfatici rispetto alla lettura di queste novità. Si parla di snaturamento dell'organo, di sconfinamento, di scostamento. Io mi chiedo da cosa? Da quella che era la costruzione sino a poco prima delineata dalla dottrina sulla base della giurisprudenza della Corte. Per fare queste valutazioni si mette dentro un po' di tutto. Così, guardando la giurisprudenza recente, il problema della rilevanza nel giudizio sulle leggi elettorali, la modulazione degli effetti temporali dell'incostituzionalità, la considerazione della ridondanza nei giudizi in via principale, l'allentamento delle rime obbligate, persino le attività extrafunzionali della Corte, dai comunicati stampa ai viaggi nelle scuole e nelle carceri. Come se la Corte volesse trovare una immediata legittimazione popolare, stabilendo col popolo una relazione più o meno diretta. Io mi chiedo, far conoscere l'attività della Corte può davvero ridursi alla ricerca di un'autolegittimazione? Seppure fosse, io non ritengo che sia così, si sopravvaluterebbe, credo, la capacità di penetrazione nell'opinione pubblica della comunicazione della Corte, che mi pare piuttosto al centro dell'attenzione degli addetti ai lavori, dei giuristi, in particolare dei costituzionalisti, e dei non molti giornalisti che si occupano con una certa costanza di esaminare e far conoscere le decisioni del giudice costituzionale. Per inquadrare il nostro tema, credo che bisognerebbe andare alle radici del problema, avere una piena consapevolezza di quella che definisco la mobilità dei confini della giustizia costituzionale. Risalire almeno al dibattito della metà degli anni Ottanta del secolo scorso, al noto convegno fiorentino, dove si mise in risalto, sia pure con chiavi di lettura diverse, la politicità del giudizio della Corte. Una politicità evidentemente molto diversa da quella che si esprime in Parlamento, come ci ha insegnato con parole insuperabili Carlo Mezzanotte. Di più, si dovrebbe risalire, è stato citato, al dibattito tra Kelsen e Schmitt su chi dovesse essere il custode della Costituzione. Ecco, da quel dibattito un punto di convergenza, forse un altro punto di convergenza rispetto a quello che Andrea prima ci ha richiamato, può essere rinvenuto nella considerazione del potenziale incremento del tasso di politicità delle decisioni giudiziarie, ove i parametri costituzionali, specie le disposizioni in tema di diritti, avessero peccato di vaghezza. Ebbene, la storia della nostra giurisprudenza lo dimostra, almeno con riferimento a concetti quali ragionevolezza, proporzionalità, razionalità, il cui inevitabile impiego ha senz'altro favorito l'emersione di un'anima politica della Corte, ponendo o riproponendo la questione dei confini al suo operato. E qui, davvero guardando all'attualità della giurisprudenza, i punti da approfondire sarebbero molti. Si potrebbe partire o ripartire dalla notazione che, con accenti molto diversi, fu proposta da Modugno e da Zagrebeschi nel convegno fiorentino, circa la preoccupazione del giudice costituzionale in ordine all'esigenza di colmare o di non creare vuoti legislativi per ovviare alla dimostrata o prevedibile inerzia del legislatore. Al fondo, a questa preoccupazione si lega la tendenza a salvare i testi a scapito delle norme, la tendenza che sta alla base delle decisioni interpretative, manipolative, anche di quelle temporalmente manipolative. Nel discorso ovviamente si potrebbero comprendere anche le innovative letture dei requisiti di accesso alla Corte, la questione delle azioni di accertamento sulle leggi elettorali e della conseguente rilevanza, l'ammissibilità delle questioni sollevate in sede di enunciazione del principio di diritto, o il mutato orientamento che consente alla Corte l'esame nel merito allorché l'interpretazione conforme a Costituzione del testo normativo appaia non impossibile, ancorché difficile o improbabile, fino alla questione dell'impiego dell'ordinanza motivata di rinvio della trattazione della questione per consentire al legislatore di intervenire medio tempore al fine di sanare una probabile incostituzionalità. Ecco, e guardando a questa giurisprudenza che si è discusso soprattutto di un tentativo di riaccentramento del giudizio costituzionale,
giustificato anche dall'esigenza per la Corte di recuperare il ruolo del giudice dei diritti, messo tra l'altro in discussione dalla compresenza di diverse corti che, come sappiamo, a diversi livelli finiscono per occuparsi di una materia lato sensu costituzionale e del tema che abbiamo sentito così ben affrontato nella precedente sessione del nostro seminario. Bene, in tutte queste circostanze ci si è interrogati e divisi sulle letture proposte dalla giurisprudenza, tra chi le ha sostanzialmente giustificate, in quanto comprese nei limiti di una possibile interpretazione evolutiva, e chi le ha aspramente criticate, in quanto lesive dei principi o delle regole del diritto processuale costituzionale. La questione al fondo sta qui, sta nella definizione degli spazi a disposizione per una lettura evolutiva dei principi e delle regole processuali, il cui rispetto, come ci insegnava Alessandro Pizzorusso, rimane pur sempre il miglior possibile presidio della indipendenza e della funzionalità della Corte. Però non credo che nella definizione di questi spazi possa sottovalutarsi la congruità dell'interpretazione proposta rispetto all'obiettivo di rendere giustizia costituzionale, di assicurare la legalità costituzionale, che dovrebbe ritenersi compito istituzionale di un tribunale costituzionale. Allo stesso modo bisogna però prestare massima attenzione perché questa esigenza possa conciliarsi con il principio di preminenza della legge, il che vuol dire ragionare soprattutto sul limite della discrezionalità legislativa, il cui rispetto può ergersi a strumento protettivo non solo di scelte positive compiute dai decisori politici, ma anche delle loro missioni. Ed è questo il tema che vorrei rapidamente affrontare, l'allentamento della morsa delle rime obbligate. Nel mio scritto su Corte Costituzionale e Legislatore ho concentrato l'attenzione sul ruolo del precedente monito come causa giustificativa di un successivo penetrante intervento manipolativo. In effetti molte delle più rilevanti novità si legano ad un precedente monito rimasto inascoltato. Così è per la sentenza 1 del 2014 sulla legge elettorale, preceduta da un monito contenuto nella 13 del 2012. Così è nella vicenda Cappato, ove l'invito al legislatore è formulato, come ben sappiamo, nell'ordinanza di rinvio, creando il precedente che, ove non seguito, avrebbe legittimato, come è stato, una manipolazione più penetrante di quella originariamente consentita. Così si potrebbe ritenere per molte delle decisioni che avrebbero determinato un'attenuazione delle rime obbligate. E in questo filone rientrano sentenze in cui la Corte procede ad una integrazione, a una sostituzione della previsione dichiarata illegittima, rinvenendo nel sistema, sono parole della Corte, precisi punti di riferimento che permettono di considerare le soluzioni già esistenti, ancorché non costituzionalmente obbligate. Di nuovo qui dovrei fare un elenco, la sentenza 222 del 18, preceduta dal monito contenuto nella 132 del 2012, la sentenza 40 del 19, preceduta da un monito contenuto nella sentenza 179 del 2007, la 99 del 2019, preceduta dalla 111 del 96, fino alla più recente sentenza 113 del 2020, preceduta dal monito contenuto nella sentenza 235 del 96. A fronte di manipolazioni incisive, la Corte ha peraltro sempre sottolineato che le integrazioni e le sostituzioni, non costituendo un'opzione costituzionalmente obbligata, restano soggette a un diverso apprezzamento da parte del legislatore, sempre nel rispetto del principio di proporzionalità. Ed è alla luce di queste sentenze che ho altrove sostenuto che le rime obbligate giustificano un intervento immediato della Corte, ove realmente la lacuna incostituzionale possa da subito essere colmata senza invadere la sfera di discrezionalità del legislatore. Al contempo, le rime obbligate impediscono alla Corte di intervenire subito ove l'intervento legislativo si riveli indispensabile nella scelta tra le diverse opzioni per colmare quella lacuna. Ma è in quest'ultimo caso, e qui starebbe la novità, che le rime obbligate non possono impedire alla Corte di intervenire in seconda battuta, ove la questione torni alla sua attenzione. Ciò in particolare ove si verte in materia di diritti fondamentali. Ecco, se si limita l'analisi a queste decisioni, si potrebbe dire che, tutto sommato, l'invenzione crisafulliana delle rime obbligate non sia stata del tutto superata. Provo a spiegarne la ragione partendo dalla premessa che quella intuizione fu proposta originariamente in prospettiva giustificazionista, ossia per legittimare l'impiego delle decisioni manipolative, ma poi in concreto utilizzata giustamente come argine alla creatività della Corte, che può dunque integrare il tessuto normativo ove la soluzione sia a portata di mano, o meglio, crisafulli va sempre letto e riletto, attraverso l'estensione o l'esplicitazione di, sono parole di Crisafulli, qualcosa che seppur allo stato latente era già compreso nel sistema normativo in vigore.
così intendeva Crisafulli le rime obbligate. Ebbene, le rime obbligate sembrerebbero ancora impedire alla Corte un intervento immediato, in prima battuta, ove la soluzione integrativa o sostitutiva richiede il necessario intervento del legislatore. Ciò che cambierebbe, come ho detto prima, sarebbe lo spazio di intervento in seconda battuta. Ed è in questo caso che la discrezionalità legislativa non può essere limite invalicabile, o se volete diviene limite relativo per il sindacato della Corte Costituzionale. Altrimenti avremo un rimedio solo per le ipotesi di esercizio della funzione legislativa contrario alla Costituzione, e non anche per il caso delle inattuazioni della Costituzione, che poi altro non sono che forme omissive di inosservanza della Costituzione, almeno laddove non sia possibile un'integrazione giurisprudenziale che possa dirsi in senso stretto a rime obbligate. Ma tali condizioni, vengo alla parte critica, sono davvero sempre rispettate quando si attenua la morsa delle rime obbligate? O comunque sia, vi possono essere altre ragioni, diverse dal precedente monito, che consentano alla Corte di superare il vincolo delle rime obbligate? Qui anche devo fare due esempi giurisprudenziali: la sentenza 236 del 2016 e la sentenza 253 del 2019. Con la prima decisione, la Corte parifica con una pronuncia sostitutiva la pena prevista per i reati di alterazione di Stato a quella stabilita per la sostituzione di neonato. Non era una soluzione obbligata, ma la Corte ritiene di poter rimediare a quella che era un'incongruenza legislativa operando, son parole della Corte, per linee interne, in quanto il punto di riferimento per la sostituzione, che interessa il quadro edittale dichiarato incostituzionale, è rinvenuto in fattispecie posta a tutela del medesimo bene giuridico, disciplinata da altro comma dello stesso articolo, peraltro, nel quale è contenuta la disposizione censurata. Mancava però un antecedente monito al riguardo, anzi vi era un precedente, per quanto discutibile, che nel senso della manifesta infondatezza di questione appunto analoga. Si potrebbe però dire che la sentenza 236 si muova ancora all'interno della logica delle rime obbligate, perché la sostituzione operata si rivela, di nuovo per usare parole della Corte, come l'unica soluzione praticabile mediante l'utilizzo di grandezze già rinvenibili nell'ordinamento, che consentono subito l'eliminazione della manifesta irragionevolezza denunciata, il che non toglie che non sia auspicabile un intervento legislativo che riconsideri, come dice la Corte, il settore dei delitti in esame, anche introducendo trattamenti sanzionatori diversi ritenuti adeguati. Ma questo confine che è la stessa Corte a darsi per poter intervenire in prima battuta sembra superato nella 253 del 2019. È la decisione con la quale la Corte ha scardinato il requisito per l'esercizio dell'utile collaborazione quale condizione imprescindibile, necessaria seppure non sufficiente, per l'accesso al permesso premio a favore di condannati a pena perpetua o temporanea per i reati cosiddetti ostativi, considerati di particolare gravità e compresi nell'elenco di cui all'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario. Bene, nel dispositivo di questa pronuncia la Corte ammette la possibilità di concessione dei permessi premio a favore dei condannati per reati ostativi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia, delineando due condizioni: allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, prima condizione, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Ora, con riguardo alla richiesta acquisizione di elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti, mi pare che il rispetto della rima adeguata o obbligata, benché non costituzionalmente obbligata, vi sia stato, perché vi sono, secondo le condizioni indicate proprio nella sentenza 40 del 2019, previsioni rinvenibili nell'ordinamento. In particolare questo criterio è adottato per il caso di collaborazione inesigibile, impossibile, oggettivamente irrilevante prevista dall'articolo 4 bis, comma 1 bis dell'ordinamento penitenziario. E soprattutto questo criterio, l'attualità dei collegamenti, non a caso era presente nella disciplina anteriore all'introduzione del criterio della collaborazione. Altrettanto non mi pare possa dirsi per il requisito del pericolo del ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata, che non era presente nel sistema normativo né ricavabile dalla giurisprudenza di legittimità. È qui che l'addizione sembra andare oltre le rime obbligate, pur depotenziate come rime adeguate. La più ampia integrazione operata con il suo dispositivo, d'altra parte, è giustificata dalla Corte esplicitamente in ragione della necessità costituzionale di evitare che l'interesse alla prevenzione della commissione di nuovi reati, che sarebbe tutelato dallo stesso articolo 4 bis, finisca per essere vanificato.
come a dire, e quindi ora astraggo dalla questione concreta, l'apertura ai permessi è compensata dalla previsione dell'estensione di un regime probatorio rafforzato, introducendo un'ipotesi non prevista prima nel sistema normativo, cioè il pericolo del ripristino dei collegamenti. Non è certo qui il caso di approfondire, significherebbe andare nel dettaglio, le implicazioni probatorie di questa integrazione, né di provare ad offrire una pur possibile interpretazione riduttiva della integrazione operata dalla Corte, che riferisca il pericolo non propriamente al ripristino, bensì alla permanenza dei collegamenti con la criminalità organizzata. Qui avremo un appiglio nel sistema normativo perché tale riferimento alla permanenza è contenuto nella disciplina relativa all'applicazione del regime penitenziario di cui al 41 bis. Quello che mi interessa rilevare però, dicevo, non è il merito, ma rilevare come una parte dell'integrazione operata dalla Corte appaia non già l'esito di un'estensione coerente di previsioni rinvenibili nell'ordinamento, ma un opinabile punto di mediazione per addivenire ad una più ampia convergenza su motivazione di una decisione il cui dispositivo probabilmente non era stato condiviso da una larga parte del collegio. Le notizie di stampa riportano questo. È in casi come questo, sto per concludere Beniamino, che la logica della decisione della Corte si avvicina eccessivamente a quella del legislatore, potendo assumere le sembianze di una mediazione prettamente politica. Ma forse sono proprio casi come questo che ci devono indurre a riflettere sulle responsabilità del Parlamento per la mancata attuazione o per l'inidoneo svolgimento della Costituzione. Sul rischio, già da tempo paventato, che quando le contraddittorie istanze non trovano un momento di mediazione politica, la Corte sia chiamata a svolgere un ruolo di supplenza, avendo bisogno, e qui devo citare di nuovo Carlo Mezzanotte, di strumenti flessibili, di discrezionalità larghe, di poteri di intervento diversificabili e non condizionati dalla logica rigorosa del precedente. E allora viene naturale chiedersi: il problema è l'attivismo della Corte o l'indifferenza del Parlamento nell'attuazione costituzionale? A me pare, sconsolatamente mi avvio alla conclusione, che ci troviamo in un'epoca drammatica di apatia costituzionale, che sta contribuendo a creare una diffidenza diffusa nei confronti del principio rappresentativo. Una diffidenza che può essere solo acutizzata da quello che definirei come un processo di banalizzazione della democrazia, ridotta a scelta dei governanti, a lotta a competizione tra alcuni avente per oggetto il voto. Ed è una tendenza questa che può rendere ancora più marcato l'allontanamento dall'impegno per lo svolgimento e l'attuazione della Costituzione, abbagliati dall'esigenza di costruire e realizzare indirizzi e azioni capaci di riscuotere un facile consenso elettorale. Eppure credo che sia dalla rifondazione del Parlamento come organo capace di mediare per decidere e non di decidere senza bisogno di mediare che bisognerebbe ripartire, anche per ricostruire un rapporto sano e dialogico con la Corte Costituzionale. Ove questo accadesse, sono certo che vi sarebbe un pronto riposizionamento della Corte, anche con riguardo alle tecniche decisorie da impiegare per risolvere i problemi di costituzionalità determinati dalle omissioni legislative. Nel frattempo, credo che bisogna essere pronti a comprendere le ragioni per le quali le astratte simmetrie formali del diritto processuale costituzionale possano cedere il passo all'esigenza di rendere giustizia costituzionale, senza mai dimenticare che il vero problema non è l'attivismo della Corte, ma la capacità di tenuta della democrazia rappresentativa. Ed è un problema che trascende la giustizia costituzionale e che non può essere certo risolto dalle Corti. È un problema che interessa in pieno la politica e il futuro stesso del costituzionalismo, dentro e oltre lo Stato, come stiamo vedendo anche in questo seminario. Io concluderei qui, perché ho visto che il mio tempo è scaduto, e ancora grazie a Beniamino e a tutti coloro che stanno partecipando. Grazie Marco, anche per te vale il rispetto rigoroso dello sforamento sotto il minuto, quindi ti ringrazio anche di questo. Direi riflessioni di grande interesse, soprattutto nella parte conclusiva, richiederebbero commenti e interpunzioni, ma esorbiterei dal mio ruolo di mediatore in questa fase. La parola adesso a Diletta Tega. A Diletta intanto i complimenti, gli auguri per la recente idoneità all'ordinario. E Diletta ci ha mandato a tutti
il testo in formato open access della sua recente monografia. La monografia di Diletta si caratterizza per aver incrociato il tema del nostro seminario, perché il sottotitolo della monografia è Percorsi di riaccentramento della giustizia costituzionale in Italia, come la stessa Diletta peraltro riconosce, diciamo, non è una parola di riconoscimento, ma come la stessa Diletta in una nota considera il titolo nasce anche è anche collegato alla prima edizione del nostro seminario, che doveva essere tenuto a marzo. Diletta ha detto che ci parlerà fondamentalmente su alcuni aspetti della su perché la Corte italiana non può dirsi attivista e su perché la definizione di istituzione counter majoritarian non sia del tutto appropriata. Di nuovo complimenti, Diletta, e a te la parola. Grazie mille per questo invito. Io quel 19 marzo l'avevo messo in agenda, finivo il libro e volevo venire a sentirvi per vedere se riuscivo a correggere all'ultimo eventuali strafalcioni. E quando ho dovuto scegliere il titolo della mia monografia, ho trovato conforto nel titolo di questo seminario e anche in quello del gruppo di Pisa di qualche mese prima. Non ero prevista, ovviamente, nella prima versione della locandina, capirete dunque il grande onore e la grande responsabilità che sento oggi nell'essere inclusa tra cotanti relatori. Quindi ringrazio ancora il professor Caravita per la grande fiducia. Dunque, il problema della legittimazione della Corte, come del resto dimostrano gli interventi che mi hanno appena preceduto, rappresenta un tema mai esaurito. Più in generale è stato anche sostenuto che la ricerca di legittimazione della Corte starebbe mettendo in pericolo la stessa separazione dei poteri. Badate, è stato detto dall'inizio degli anni Ottanta, forse anche prima, e viene ciclicamente ripetuto. Le principali novità giurisprudenziali di questa stagione, diciamo, del cosiddetto riaccentramento, che abbiamo ben capito essere stata ed essere caratterizzata da una ridefinizione dei confini del sindacato costituzionale, sia nei confronti della discrezionalità del legislatore, sia nei confronti del ruolo del giudice comune, rappresenterebbero, dunque, volendo, diciamo, sintetizzare, l'ennesimo esempio di un attivismo giudiziario capace, appunto, di alterare l'equilibrio tra poteri. Diciamo, molte delle sentenze significative che sono state appena ricordate e di cui si parlerà anche nell'intervento seguente del professor Zanon sono state lette da alcuni proprio in questa accezione. Dico subito, appunto, come anticipava il professor Caravita, che non mi ascrivo tra coloro che sostengono di rintracciare elementi significativi nella direzione dell'attivismo. Neppure, devo dire sommessamente, sono d'accordo con chi ritiene di poter spiegare una giurisprudenza, diciamo, meno deferente rispetto alla discrezionalità legislativa, per esempio in materia penale, e qui mi riferisco al filone giurisprudenziale già menzionato relativo al superamento delle cosiddette rime obbligate, attraverso il ricorso all'argomento della natura contromaggioritaria delle corti. Non può bastare, e non può bastare in particolare a noi. È ovvio che non è sbagliato parlare della natura contromaggioritaria delle corti. Questa linea viene confermata, pensiamo immediatamente a quel filone delle decisioni della Corte Costituzionale che hanno smantellato man mano la legge 40 del 2004, ma
si trovano evidentemente conferme di questa natura anche nelle relazioni sulla giurisprudenza costituzionale. Penso a una bellissima relazione, quella sulla giurisprudenza del 2018 del presidente Lattanzi. Io non nego che elementi dell'una e dell'altra accusa, diciamo così, si possano rinvenire, però appunto a mio parere le ragioni alla base di una giurisprudenza costituzionale che ciclicamente, ricordiamocelo, ciclicamente crea nuovi moduli decisori, supera precedenti regole processuali che essa stessa peraltro si era data, ecco, non possono essere liquidati semplicemente come sconfessioni improvvise, arbitrarie, di assetti consolidati, dei quali quindi svelerebbero, diciamo, un carattere contingente e pretorio, ma devono essere fatti risalire al contesto in cui opera la Corte. E come appunto ho cercato di argomentare nel mio recente volume La Corte nel contesto, alla base di queste svolte si possono enucleare quantomeno tre ragioni. La prima l'abbiamo già detta, la stagione del riaccentramento che stiamo vivendo. La seconda potrebbe essere quella del ruolo del giudice delle leggi, un ruolo che cambia nel tempo, così come cambiano le dottrine, qui uso un po' una terminologia anglosassone della giurisprudenza costituzionale, perché a cambiare non sono, badate bene, se non in minima parte, le disposizioni dedicate alla Corte, ma è l'ordinamento costituzionale inteso in senso più lato e soprattutto il contesto istituzionale e sociale complessivo in cui la Corte si trova ad operare. Terza ragione potrebbe essere questo costante tentativo di approvvigionarsi del massimo possibile di legittimazione, perché questa sete di legittimazione è alla base, secondo me, di questa sorta di fluidità e di mutare un po' degli orientamenti. Del resto, lo scriveva già Leopoldo Elia, la Corte ha bisogno di una continua rilegittimazione come tutti gli istituti delle democrazie moderne che funzionano, che hanno successo, perché per lui la Corte era l'istituzione repubblicana che maggiormente aveva avuto successo. La perenne ricerca e conservazione della legittimazione dunque costituiscono l'impulso sotterraneo con cui il giudice costituzionale si confronta costantemente e che lo porta, certo, talora ad assumere posizioni che possono apparire e possono essere legittimamente criticate, possono apparire come imprecise, possono apparire come oscillanti e talora proprio come veri e propri sconfinamenti in campi altrui. Dunque, possono e devono essere criticate, certamente. Ma anche queste critiche devono tenere conto dell'importanza della legittimazione e della sua ricerca in ciascun contesto. Ora, può essere utile, io lo faccio, utilizzo, diciamo, la scansione per stagioni della giurisprudenza costituzionale, che è una scansione molto usata, perché io trovo che sia utile a riconoscere che il ruolo della Corte nell'interpretazione che essa stessa ne dà attraverso la propria giurisprudenza e in misura minore attraverso le norme integrative cambia nel tempo, anche se appunto non cambiano le disposizioni costituzionali ad essa dedicate. Ciò che muta è il contesto complessivo. Eberle ha tentato di individuare quattro oggettivazioni che condizionano il lavoro degli interpreti della Costituzione. Io più terra terra indico il tipo di domande che vengono rivolte alla Corte da una società che è sempre più insoddisfatta delle risposte della politica e si rivolge agli organi di garanzia chiedendo loro di intervenire a tutela delle libertà civili, sociali, della famiglia, del lavoro, del processo, in sostituzione temporanea, talora definitiva, del legislatore. Cosa cambia? Cambiano i rapporti ancora della Corte con le altre istituzioni di garanzia, con quelle di governo anche, alla luce dei rispettivi modi di funzionare o di non funzionare. Purtroppo. Cambia ancora
il fatto che si affermano nuovi paradigmi giuridici. L'abbiamo sentito stamattina, lo sentiremo nel pomeriggio, perché io penso soprattutto a paradigmi, diciamo, sovranazionali, che se non rivendicano esplicitamente una natura costituzionale, beh, sicuramente influenzano e influiscono sul costituzionalismo nazionale. Ora, tornare a porre l'attenzione su alcuni momenti, come ha fatto prima di me il professor Rotolo, inerenti al processo storico, sociale, normativo di stratificazione attraverso cui si sono contestualizzati la nascita, per esempio, il primo sviluppo del giudice delle leggi, secondo me, e non solo secondo me, si può rivelare utile per comprendere come nasce la concezione che la Corte ha del proprio ruolo, degli strumenti che possiede per realizzarlo e della messa in atto appunto degli strumenti stessi. Può essere utile anche per capire la dualità originaria del disegno costituente, così come le diverse anime che la Corte ha sviluppato e che caratterizzano tutta la giurisprudenza dall'inizio alla fine, cioè anche di quella attuale del cosiddetto riaccentramento. Utile per rendersi conto che la crisi del legislatore, che tanto influenza l'attività della Corte, ma era un elemento presente sin dall'inizio. Utile, infine, per essere consapevoli che i timori che manifesta la dottrina nei confronti di alcune, di molte decisioni ritenute, per esempio, non rispettose appunto della discrezionalità politica o non rispettose del processo costituzionale, si ripetono identici a distanza di anni. Ad esempio, i primi anni della Corte, che come tutti noi sappiamo rivelano, diciamo così, una sua inattesa fortunatissima performance e rivelano anche capacità straordinarie di autodefinizione. Ma pensiamo a come il primo collegio, nel giro di pochissime settimane, con una latitudine straordinaria, esercita il potere regolamentare, in sostanza, quindi integra direttamente la legge 87, che risultava evidentemente frammentaria e incompleta anche dal punto di vista processuale. Ma è già da questo momento che, secondo me, è qui, diciamo, che si manifesta una prima disinvoltura, diciamo, con cui il giudice delle leggi è abituato a usare il processo costituzionale oggi, ma si manifesta già là. Si rimanifesterà in maniera abnorme, lo sappiamo tutti, nel periodo dello smaltimento dell'arretrato. Ma pensate al convegno fiorentino del 65, in cui Maranini, che cosa dice? Dice che in Italia ci si trovava di fronte a una situazione di gelosia e avversione del Parlamento e del Governo nei confronti di tutti gli organi del giudiziario, Corte Costituzionale compresa. Ma pensiamo al convegno dell'81, ancora a Firenze, in cui Franco Modugno parla di sconfinamenti, usa il termine sconfinamenti, che avrebbero messo a rischio la tenuta stessa della separazione dei poteri. E cosa fa? Utilizza un richiamo fatto da Crisafulli nel 58 nello scritto Corte Costituzionale e Potere Legislativo. Insomma, in un contesto composito e stratificato che condiziona fortemente appunto la Corte, ne sono fortemente condizionate in particolare le sue appunto dottrine, che sarebbero, diciamo, quelle costruzioni interpretative intermedie tra il diritto positivo e i singoli casi, che stanno al centro delle decisioni e che risentono appunto del contesto in cui la Corte opera, del ruolo che essa assume al suo interno, ma anche della consapevolezza che il giudice costituzionale viene a maturare nel tempo. Il maestro americano di La Pergola, Paul Freund, che è stato un grande esperto di giustizia costituzionale americana, cosa diceva al suo giovane allievo? Diceva e raccomandava
il giudice deve sapere ridurre l'alta tensione delle sue riflessioni e convenzioni, e convenzioni teoriche al voltaggio che gli serve per poter risolvere la concreta controversia di cui è investito. È interessante. E anche quando si tratta di dottrine processuali, che teoricamente potrebbero sembrare essere solo interne a un settore neutro, a un settore tecnico, cioè appunto il processo costituzionale, ma in realtà, come abbiamo visto stamattina, ma hanno spesso risvolti sostanziali, istituzionali o comunque di sistema, nei quali si avverte con chiarezza l'influenza appunto dei fattori che io ho in parte individuato. In alcuni casi, come dimostra la teoria delle cosiddette rime obbligate, che c'è stata ricordata prima, la Felix Kumpa, allora vengono individuate da illustre dottrina a posteriori, per fare cosa? Per giustificare scelte già compiute. E a proposito della Felix Kumpa, una curiosità, Gaetano Silvestri è stato tra i più raffinati critici di quella dottrina e da giovane studioso appunto criticava, diciamo, la creatività solo in parte velata dalla dottrina delle cosiddette rime obbligate. 33 anni dopo, quando Gaetano Silvestri lascia diciamo il suo servizio a Palazzo della Consulta, in un seminario a Rebibbia, riferendosi ad una decisione presa, diciamo, dal collegio con lui relatore, una decisione soffertissima, che è la 279 del 2013, che viene adottata in seguito alla decisione Torreggiani, siamo nel tema del sovraffollamento carcerario, una decisione che Silvestri definisce un estremo atto di deferenza verso il legislatore, una delle ultime classiche cosiddette decisioni di inammissibilità vestita, in cui sostanzialmente si dice non troviamo, diciamo così, il carattere a rime obbligate dell'intervento additivo, dunque ci fermiamo. Ecco, in quel momento, finendo il suo mandato alla Corte, Silvestri ribalta le critiche che aveva fatto dopo l'esperienza in Corte e critica la cosiddetta dottrina delle rime obbligate per gli impacci eccessivi che tale dottrina oppone alle possibilità di intervento del giudice costituzionale dinanzi a patologie conclamate e troppo a lungo trascurate dal legislatore. Crisafulli trova, diciamo così, la sua rivincita, o meglio, la logica, diciamo, del magis ut valeat fa apparire le cosiddette rime obbligate persino troppo costrittive. Ed è divertente che Silvestri chiuda quel intervento dicendo che quando la judicial deference finisce per privare i diritti fondamentali anche di quel minimo di tutela di cui dispone la Corte con i suoi mezzi, la Corte deve andare avanti affrontando le critiche di maestri e maestrini. Non so se era anche un'autocritica a se stesso quando appunto aveva criticato la cosiddetta Felix Kumpa, che lui e anche altri appunto definirono poi come Felix Kumpa. E dunque, poiché tale tipo di imprinting condiziona la vita delle teorie elaborate dalla Corte, appunto può capitare evidentemente che di fronte a casi nuovi, contesti mutati, queste costruzioni evolvano. Si tratta di teorie molto simili, se si vuole, a quelle elaborate dalla dottrina nel campo dell'interpretazione giuridica, ma attenzione, poiché non sono create in sede di interpretazione scientifica, ma in sede di applicazione giudiziaria del diritto, operano evidentemente in modo molto peculiare, se si vuole in modo meno dogmatico, evidentemente meno sistematico, ma più pragmatico e talora empirico. E a questo proposito risulta poi calzante quella distinzione che Zagrebelsky traccia
tra come opera e pensa uno studioso di diritto costituzionale e come opera e pensa un giudice costituzionale. Evidentemente si può allargare il riferimento non soltanto agli studiosi di diritto costituzionale, ma a tutti gli studiosi del diritto che poi si trovano, per esempio, a diventare appunto giudici costituzionali. Dunque, concludendo, nella stagione del cosiddetto riaccentramento, il collegio, per tornare a ciò che dicevo all'inizio, sembra aver rafforzato ancora di più le basi della propria legittimazione. Allora, quella a priori, diciamo così, che si fonda sulla Costituzione e sull'esigenza della sua difesa, quindi la Costituzione come limite al potere, la legittimazione a posteriori che le deriva da come esercita evidentemente i suoi poteri, da come motiva le sue decisioni e dal rispetto dei limiti che la Corte stessa incontra, la legittimazione che si costruisce attraverso i rapporti diretti con l'opinione pubblica grazie al consenso sociale e quella che si è andata sviluppando, perché no, nel rapporto con l'altra grande istituzione deputata alla garanzia del sistema costituzionale, la Presidenza della Repubblica. Ora, io condivido, evidentemente ci mancherebbe e non metto in discussione, il vincolo della Corte Costituzionale ai precedenti e ai canoni processuali, e quindi condivido altresì la tesi favorevole all'esistenza di un vero e proprio diritto processuale costituzionale, che questo appunto sia chiaro. Non di meno, non ritengo di per sé precluso che soprattutto nei casi più difficili e delicati o di fronte a disfunzioni sistematiche manifestate dall'ordinamento repubblicano in determinate fasi della sua vita, la Corte si ponga il problema di rivedere appunto le interpretazioni processuali date in precedenza sulla base di considerazioni che guardano anche al di là dell'orizzonte propriamente processuale. Ovviamente il limite ultimo è la compatibilità con il diritto positivo, il quale però, lo sappiamo, lo si è detto, è alquanto difettoso in questa materia e meriterebbe forse un aggiornamento. Acclarato tutto ciò, in conclusione sul serio, faccio una proposta. Allora, io proporrei che in futuro l'analisi della dottrina evidentemente continui a rivolgersi al problema dello sconfinamento della Corte nella sfera della discrezionalità politica, ma lo faccia in una prospettiva, per così dire, inversa a quella tradizionale. Cioè non ci si può aspettare che la Corte arretri, non ci si può aspettare che la Corte ingrani la retromarcia. La sua colpa, se si vuole parlare di colpa, se ci si vuole esprimere con questo termine, è di compiere la propria funzione in un modo molto efficace in un contesto nel quale non fanno altrettanto gli organi rappresentativi. È la debolezza della politica ad evocare la forza del giudice e non il contrario. Forse ha potuto trarre in inganno l'aver sin dall'inizio identificato l'autoaffermazione della Corte con una funzione di supplenza, no? Come se prima o poi si sarebbe potuto assistere ad un suo ritrarsi in un alveo costituzionalmente più normalizzato. Va bene, ma siccome poi il diritto costituzionale si è sviluppato come un diritto giurisprudenziale ed un numero sempre più consistente di scelte di politica istituzionale è passato attraverso le maglie del sistema di giustizia costituzionale, a questo punto forse potremmo tutti cercare di fare uno sforzo per pensare di più a proporre una riflessione sulle riforme istituzionali che possono aiutare la politica a ritrovare un centro, quel centro che non ha mai avuto da pochissimo dopo l'inizio, diciamo così, delle legislazioni repubblicane, e quindi chiudo proponendo una riflessione maggiore su quelle riforme istituzionali che possono aiutare il legislatore ad acquisire quella centralità e quell'efficacia che abbiamo visto non ha praticamente mai avuto. E qui chiudo scusandomi per lo sforamento. Grazie Diletta. Il tema delle riforme è un tema, come dire, delicato, su cui tutti quanti
Abbiamo discusso, abbiamo ragionato e speriamo che la tua proposta possa trovare un diverso accoglimento da quello che è successo finora. A me pare complessivamente che, riflettendo, che il problema del doppio parametro, che oramai, se non triplo parametro, che oramai si pone di fronte ai giudici, in particolare ai giudici supremi, sia il problema quasi più grave, ma che comunque si accompagna al problema della sempre più scarsa legittimazione della politica. Cioè, oggi il parametro non è più solamente la Corte Costituzionale, ma il parametro dei giudici costituzionali nazionali è comunque anche un parametro regionale, nel senso di comunitario e internazionale. È qui che il limite del testo, evocare il limite del testo di per sé può non essere sufficiente, perché il testo non è più solo il testo costituzionale nazionale. La parola adesso a Nicolò Zanon. Anche per Nicolò Zanon vale l'invito che lui, cioè vale l'auspicio che prevalga il professore rispetto al giudice, e che quindi anche lui ci possa dire cose che invece, come prevalga, diciamo, la volontà di diffusione piuttosto che la volontà di mantenere le cose riservate nell'ambito della Corte, ma sappiamo che purtroppo sarà vero fino a un certo punto, perché poi purtroppo giustamente la prudenza del giudice costituzionale non può non prevalere. Nicolò, grazie di essere stato con noi, a te la parola. Grazie Beniamino dell'invito, grazie a tutti i partecipanti e grazie anche per tutti gli interventi della mattina, e occupandomi io di questa particolare sessione, grazie a Andrea Morrone, Marco Ruotolo e Diletta Tega per questi interventi, tutti e tre molto, molto stimolanti e ricchi. Io devo confessare, allora, a proposito di doppia casacca, il professore e il giudice, io devo confessare un doppio disagio che devo naturalmente superare, perché altrimenti non parteciperei più a nessun convegno. Da un lato, io ho sempre pensato, quando non ero giudice, che i giudici parlano essenzialmente solo con le loro sentenze. E allora, facendo il giudice, sono un po' in imbarazzo nel dover parlare delle sentenze che ho contribuito in qualche modo a redigere, facendo comunque parte del collegio che le ha approvate. Primo problema. Secondo problema, culturalmente, io sono sempre stato un assertore non dell'attivismo giudiziario, ma semmai del contrario, quindi ho sempre considerato con grande attenzione tutto ciò che preserva la discrezionalità del legislatore. Trovandomi però a svolgere le funzioni di giudice costituzionale, mi sono reso conto che in certe circostanze questo atteggiamento culturale, che va preservato e va mantenuto, come cercherò di dire, non è sempre facile, e ci sono delle esigenze, più o meno è venuto fuori in tutte e tre le relazioni, che conducono qualche volta a dover considerare questo aspetto sotto altra luce. Mi faceva però piacere iniziare subito ricordando una recentissima pronuncia della Corte Costituzionale che in qualche modo mi ha riconciliato con tutti questi disagi di cui parlavo. Andrea Morrone parlava di presa di possesso di settori dell'ordinamento da parte della giurisdizione dei giudici in conseguenza di un arretramento della politica. Però ci sono anche sintomi talvolta, io sono d'accordo culturalmente con la prospettiva di Andrea, questo lo voglio chiarire, ma ci sono anche sintomi talvolta di un atteggiamento della Corte Costituzionale più misurato, più attento al rispetto dei rispettivi domini di influenza.
Mi riferisco alla recentissima sentenza 230 del 2020, in cui il problema costituzionale fondamentale era il riconoscimento del diritto ad essere genitori di due donne unite civilmente, che una delle quali aveva avuto un figlio con la fecondazione eterologa all'estero. Riconoscimento della quale che si chiedeva alla Corte di affermare appunto attraverso il sindacato di costituzionalità. Qui, punto 8 del considerato in diritto, la Corte dice: il riconoscimento di questo diritto non è raggiungibile attraverso il sindacato di costituzionalità delle disposizioni che impediscono, diciamo, nell'ordinamento quel riconoscimento. Quel diritto è viceversa perseguibile per via normativa, implicando una svolta che, anche e soprattutto per i contenuti etici ed assiologici che la caratterizzano, non è costituzionalmente imposta, ma propriamente attiene, qui si cita una precedente sentenza che atteneva all'uso degli embrioni nella ricerca, anche lì la Corte si era fermata e dice propriamente attiene questo intervento all'area degli interventi con cui il legislatore, quale interprete della volontà della collettività, è chiamato a tradurre il bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto tenendo conto degli orientamenti e delle istanze che apprezzi come maggiormente radicati nel momento dato nella coscienza sociale. Mi pare una pronuncia importante perché sancisce un punto, cioè la Costituzione non impone, la Costituzione non vieta, ma non impone, quindi è un terreno libero, dal spazio libero di diritto costituzionale in cui il legislatore legittimamente può esercitare la sua discrezionalità. È il legislatore che ha le antenne, dovrebbe avere le antenne per cogliere gli eventuali mutamenti della coscienza sociale, non si può però chiedere che questo intervento venga fatto da un giudice, anche in particolare da un giudice costituzionale. Badate, non è che cambiando la coscienza sociale i parametri costituzionali di riferimento si nutrono di questo cambiamento e cambiano di significato, secondo una versione, come dire, un po' semplicistica della Costituzione come living document, che cambia nel tempo. No, qui la Costituzione è proprio neutra, è proprio muta, c'è uno spazio vuoto di diritto costituzionale, spetta al legislatore. Ecco, io mi sento di richiamare un orientamento di questo tipo perché è sintomo anche di una attenzione culturale a posizioni che non considerano la presa di possesso come un esito ineluttabile delle tendenze a cui si riferiva Andrea Morrone. Io poi avevo in mente di raccontarvi, però per spiegarvi il disagio del giudice non attivista di fronte a certe situazioni, di raccontarvi una cosa che mi è capitato già di raccontare altre volte, una vicenda poco conosciuta che riguarda il problema del presunto definitivo abbandono delle sentenze a rime obbligate, soprattutto nella materia penale, che è quella più sensibile. E allora cerco di farlo brevemente. Si parte dalla sentenza 223 del 2015, con cui noi abbiamo dichiarato inammissibile una questione di costituzionalità relativa al 649 primo comma del codice penale. Parametri erano 3,24. 649 primo comma del codice penale è una norma stranissima della quale io ignoravo l'esistenza prima di dovermene occupare, che prevede una tradizionalissima e al giorno d'oggi probabilmente anacronistica causa di non punibilità prevista in favore di colui che compie reati contro il patrimonio, per esempio truffa, a danno dei propri stretti congiunti. Coniuge non legalmente separato, ascendente o discendente in linea retta, fratello o sorella conviventi. Cioè se io truffo la moglie o se la moglie truffa me, c'è una causa di non punibilità d'ufficio, insomma non si procede. Il giudice Acquo lamentava l'anacronismo di questa disposizione. Noi prima escludiamo che si tratti di una richiesta di addizione in malam partem e quindi andiamo avanti, però diciamo alla stregua dell'attuale realtà sociale, quella tradizionale area di impunità endofamiliare di cui questa causa di non punibilità è espressione probabilmente è diventata anacronistica, è una norma addirittura che apparteneva ai codici preunitari. Il significato banale è: i panni sporchi si devono lavare in famiglia.
è meglio che la pretesa punitiva statale, l'intervento del giudice, non entri all'interno delle vicende familiari. Ma, come comprendete, è una nozione, risponde culturalmente a una nozione di famiglia profondamente cambiata. E probabilmente qui l'anacronismo, anche ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, si fa sentire. Insomma, la pronuncia dice tutte queste cose, le dice anche in modo molto approfondito, e motivazione ampia articolata, e sembra la motivazione che prelude a un accoglimento. Poi ci dice: no, però la questione è inammissibile, sapete perché? Perché le soluzioni per ovviare a questo problema, a questa incostituzionalità, sono certamente più di una e sono tutte costituzionalmente compatibili. Primo comma, causa di improcedibilità assoluta per i parenti più stretti. Nel secondo comma, che non era censurato, c'era la procedibilità a querela se lo stesso reato veniva compiuto per i parenti, nei confronti dei parenti meno stretti. Quindi noi avevamo in teoria di fronte a noi una serie notevolissima di scelte possibili, nessuna delle quali però si presentava come l'unica scelta costituzionalmente obbligata, secondo la versione semplice della teoria delle rime obbligate. Potevamo estendere la procedibilità a querela, si poteva cambiare la classificazione delle parentele, si poteva diminuire il numero dei reati soggetti a questa disciplina, tutte scelte che appartengono tipicamente alla discrezionalità amministrativa. Quindi, pur riconoscendo l'anacronismo, diciamo che la questione è inammissibile. In dottrina, severamente, ma credo anche giustamente, qualcuno ha commentato con una nota sentenza dal titolo «La questione è fondata, virgola, anzi è inammissibile». In poche parole viene descritto in modo corretto il senso di questa operazione. È una pronuncia di illegittimità costituzionale accertata ma non dichiarabile. Credo degli ultimi esempi così chiari. Che cosa succede dopo? Noi eravamo convinti ingenuamente che, avendo fatto tutta quella motivazione molto forte, molto seria sull'anacronismo, il legislatore sarebbe prontamente intervenuto a rimediare al vulnus che noi avevamo segnalato. Il problema è che il legislatore resta inerte, anzi non so, il monito giace inascoltato, anzi probabilmente, il che è peggio, è proprio non conosciuto. Ma succede qualcosa di più. Il legislatore in realtà interviene, ma interviene nel verso contrario a quello che noi auspicavamo, perché la causa di non punibilità, immutata nei suoi contenuti, nei suoi destinatari, nella sua articolazione, non solo non viene eliminata o modificata, ma risulta estesa addirittura a beneficio del partner della neointrodotta unione civile tra persone dello stesso sesso, la legge numero 6 del 2017. Cioè, per intendersi sul significato complessivo di questa operazione fatta dal legislatore, una disposizione che risale ai codici preunitari, legata tipicamente ad un'idea tradizionalissima di famiglia, probabilmente superata, viene sic et simpliciter applicata senza alcuna remora o riflessione alla disciplina delle unioni civili, same sex. Evidentemente questo non è accaduto per cattiva volontà, per specifica volontà, ma viene fatto per sciatteria nell'ambito della generalizzata introduzione nelle varie disposizioni che attengono alla disciplina tipica della famiglia delle nuove regole in tema di unioni civili. Però è proprio il carattere spensierato, disattento dell'operazione che costituisce un problema e provocando l'effetto paradossale di vedere una disciplina del tutto anacronistica, affermata tale da una nostra sentenza, applicata anche alla nuova forma familiare. C'è un corollario che fa ulteriormente sorridere, pronuncia 57 del 2018, noi veniamo raggiunti da un'ordinanza di rimessione con cui il giudice a quo, preso atto dell'estensione legislativa di questa causa di non punibilità alla parte dell'unione civile, lamenta che questa medesima estensione non riguardi il convivente moroxorio, quindi chiede alla Corte di colmare ulteriormente questa lacuna che ai suoi occhi era inaccettabile. A quel punto ce la siamo cavata, siccome poi c'era un problema di difetto di motivazione sulla rilevanza, cioè non si era chiarito se poi fossero conviventi al momento della commissione del reato,
abbiamo lasciato perdere, sconsolati e un po' sovrastati da questo 1-2 legislatore e giudice. Tra l'altro il giudice in questa ordinanza mostra di non conoscere per nulla la sentenza 223 del 2015. A questo punto, sovrastati e superati da questo terribile 1-2, facciamo un'ordinanza di manifesta inammissibilità senza altre considerazioni. E qui si apre il problema del giudice non attivista che è attento al rispetto della discrezionalità legislativa, il quale però si chiede, ma ci picchia tutta questa deferenza nei confronti delle dinamiche della legislazione democratica rappresentativa si è di fatto tradotto, per sciatteria di molti, si traduce tuttora nella prolungata efficacia di una disposizione di cui noi abbiamo riconosciuto in modo netto l'anacronismo e quindi la illegittimità costituzionale. Il che ci porta a trarre quali conclusioni? Primo, una giustizia costituzionale efficace ed efficiente si deve fare, qualcuno l'ha già detto, in due, forse anche in tre. La Corte ha bisogno certamente del legislatore e anche dei giudici comuni. Sarebbe necessario che il legislatore conoscesse e seguisse i moniti della Corte, così come è necessario che i giudici comuni siano informati sulla giurisprudenza costituzionale. E quando questo non accade, adesso l'esempio, se volete, è paradossale e anche un po' estremo, però è proprio questo il punto: se questo non accade, la Corte è, temo, indotta a fare da sé. E quindi aprendo a tutti i problemi che sono stati molto bene illustrati nelle relazioni che hanno preceduto. E quindi il problema delle grandezze già esistenti nell'ordinamento. La 236 del 2016 è un po' quella sentenza sul reato di alterazione di Stato. Io qui sono in imbarazzo nel parlarne per tanti motivi. E quindi ho ragioni di riservo che non vorrei superare, ma è chiaro che tutta questa situazione fa esporre la Corte molto più di quanto sarebbe opportuno e necessario, di quanto lo sarebbe, intendo, se il legislatore facesse il suo mestiere con maggiore attenzione. Non so quanto tempo ho ancora, Beniamino, sono già 15. Ecco, no, mi limito allora solo a dire questo. Se davvero si vuole, come dire, costruire un criterio teorico idoneo a circondare l'abbandono della tesi delle rime obbligate, bisogna essere molto, molto attenti. Ci sono oneri motivazionali particolarmente stringenti. Io credo che non sia, continuo a credere, nonostante tutto, che non sia opportuno armeggiare in modo disordinato con l'ordinamento, andando un po' disordinatamente appunto alla ricerca di grandezze esistenti che siano utilizzabili alla bisogna. Si devono svolgere valutazioni effettivamente relazionali in cui la disciplina prescelta per sostituire quella caducata, per non lasciare un vuoto, perché l'alternativa è dire lasciamo un vuoto e, come dire, il paradosso clamoroso di quel vuoto invoglierà il legislatore a intervenire, è un rischio che però probabilmente non ci possiamo prendere il lusso di correre. E allora, se dobbiamo colmare quel vuoto, perché l'horror vacui da sempre ha guidato la Corte nella costruzione delle sentenze cosiddette manipolative, ci devono essere valutazioni effettivamente relazionali in cui la disciplina prescelta per sostituire quella caducata risulti avvinta a quest'ultima da un nesso reale stretto che renda verosimile e giustificabile la sostituzione. Nella 236, che poveretta viene sempre citata come quella che ha aperto il recinto a questo armeggiare, lì però era davvero un caso eccezionale. Stavamo nello stesso articolo del codice penale, da un comma all'altro, il bene giuridico tutelato era esattamente lo stesso. Era davvero, come diceva Marco prima, una valutazione per linee interne. Io di questo sono convinto, mentre credo che in alcune pronunce successive, ma mi fermo subito perché sennò
predico bene e razzolo male, questa valutazione non sia stata compiuta con l'innecessario rigore, esponendo la Corte ovviamente a una serie poi di critiche del tutto giustificabili sul piano teorico, Diletta, Andrea, Marco forse un po' meno, ma anche sul piano pratico, ecco, per gli effetti che ha poi nella vita concreta dell'ordinamento. Vi ringrazio molto dell'attenzione. Grazie Nicolò anche per il tuo equilibrio nel raccontarci con moderazione qualche cosa e comunque nelle immagini che ci hai dato anche di come certe discussioni vengono percepite all'interno della Corte. Abbiamo in parte, grazie alla mancanza di Filippo Patroni Griffi, in parte soprattutto grazie al rispetto rigoroso dei tempi di ognuno dei relatori, abbiamo un qualche margine di tempo, quindi se c'è qualcuno dei relatori che vuole fare qualche ulteriore puntualizzazione oppure qualche amico presente, vedo Stefano Grassi, ho visto Antonio Ruggeri, ho visto Massimo Carli, vedo Maria Cristina Grisolia, se c'è qualche intervento, possibilmente nell'ambito dei 5-6 minuti, possiamo andare avanti fino all'1 e un quarto, provando poi a riprendere con un quarto d'anticipo. Prego, posso? Antonio, se magari chi vuole intervenire me lo scrive in chat. Antonio, no, prego. Un intervento al volo in relazione proprio alle cose che ha detto da ultimo Nicolò Zanon quando ha opportunamente fatto richiamo alla 230 per testimoniare come la fisarmonica che ha in mano il giudice costituzionale alle volte si espande ma alle volte si contrae. Però qui è il punto. Il punto è che ormai, cioè a riprova della tendenza a una marcata sottolineatura dell'anima politica della Corte Costituzionale rispetto a quella giurisdizionale, come sono usualmente chiamate, ormai il legislatore si riserva, la Corte si riserva la facoltà di decidere se, dove e quando, fino a che punto spingersi nell'area riservata al legislatore e quando invece tenersene fuori. Il fatto stesso di poter scegliere se comportarsi come nella 230 oppure comportarsi come incappato è già di per sé un indice eloquente, a me pare, di questa tendenza alla marcata sottolineatura dell'anima politica. Grazie. Grazie Antonio, ma come dire, non volevamo contenere il tuo intervento in 45 secondi. No, ma io non vorrei rubare spazio agli altri amici e colleghi, quindi mi è stato sufficiente questo. Altri interventi? Vedo Stefano che si muove. Io ti ringrazio molto di questo convegno perché è veramente interessantissimo e ci sono tantissimi spunti. Certamente la politica della Corte deriva dalla natura delle norme che deve applicare, quindi è un contesto quello in cui si muove la Corte che non può che essere visto come interpretazione di una normativa, quella costituzionale e anche quella sovranazionale che interviene necessariamente, che non può non portarla a scegliere di volta in volta quello che sullo sfondo di tutto l'insieme del sistema deve essere affermato. Quindi è ovvio che c'è una discrezionalità della Corte nello scegliere le modalità con cui intervenire nel contesto normativo costituzionale. È una sua prerogativa, un suo diritto, e ovviamente in questo si espone ovviamente a critiche, ma
è un suo compito necessario, come diceva giustamente Morrone, il giudice non può non dire quello che è il diritto che interpreta. E se questo diritto ha un contenuto politico rilevante, come le norme costituzionali, i parametri costituzionali, non manipola la Corte, è costretta a interpretare e la sua interpretazione ha un peso politico rilevante. E ovviamente quello che deve fare la Corte deve essere quello di mantenere, diciamo, un giusto equilibrio nel contesto, nello sfondo generale drammatico che stiamo vivendo tutti quanti. Quindi su questo sarei un pochettino critico, cioè ho apprezzato molto la posizione di Ruotolo e anche le considerazioni che faceva da ultimo Niccolò Zanon. Grazie Stefano. Cristina, Maria Cristina, ti vedo in prima battuta davanti a me. Però sei senza microfono. Devi aprire il microfono. Sì, ecco, no, l'ho aperto. Non avevo pensato a un intervento su quanto è stato detto oggi, che devo dire, come dire, ci reinveste in parte di una serie di problematiche che hanno assunto, che sono storiche, ma che hanno assunto una nuova attualità indubbia. Ecco, mi ha fatto piacere di sentire il ricordo dei convegni fiorentini, ecco, a cui io partecipavo molto giovane, quindi diciamo a latere di questi convegni, ma che hanno segnato un punto importante nella storia della crescita della Corte e anche dell'interpretazione del suo ruolo all'interno appunto della forma di governo, quanto sono stati importanti. Quindi no, mi limito, devo dire, a ringraziare coloro che sono intervenuti per le relazioni così ricche, così stimolanti, ma mi fermo qui, ecco, non ho, come dire, non mi sento così pronta per arricchire il dibattito, anche se molto stimolata a questo. Vi saluto comunque molto caramente tutti. I convegni fiorentini è esagerato, Cristina, perché forse al massimo hai partecipato a uno, all'altro convegno fiorentino, come dire, è 65. Cioè eri andata col grembiulino sei andata all'altro. No, non parlo di Maranini, no, non parlo quello di Maranini, naturalmente. Non è che non è un grembiulino, non è un grembiulino politico, ma un grembiulino, forse... Mi riferivo a quello di Barile, naturalmente, no? Certo, siccome era stato evocato anche quello del 65, sì, volevamo smentire questa tua partecipazione. Questa è mia precoce, come dire, interesse. Ci sono, vedo altri amici e colleghi, vedo Adriana Ciancio, vedo Dele Hanson, vedo... Posso parlare? Posso prego, Lilita, prego. Prego, allora, Lilita. Intanto, anch'io ringrazio Beniamino per aver organizzato questo interessantissimo incontro, per avermi invitato. Dunque, volevo semplicemente soffermarmi su un punto. Io, come allieva di Crisafulli, ho il privilegio di essere allieva di vecchio Crisafulli, sono molto legata al famoso paradigma delle rime obbligate. Ma a parte la questione puramente, diciamo così, sentimentale, trovo giustissimo il richiamo di Niccolò Zanon al fatto che bisogna stare molto attenti a superare questo paradigma. E quindi cercare, diciamo, anzi, bisogna riconfermarlo, cercare di applicarlo nel modo più rigoroso. Quindi sarei appunto... Vorrei riconfermare, diciamo, la mia figura
la mia fiducia in questo criterio che permette il più possibile, per quanto è possibile, di separare, diciamo, l'attività della Corte da quella del legislatore. Grazie. Grazie Lilita. Non vedo altre mani alzate. Non so se i relatori della prima parte volevano fare qualche puntualizzazione anche alla luce delle ulteriori cose che sono state dette. Posso? Prego, chi è? Beniamino, posso? Sì, non vedo, però prego. Belletti. Ah, prego, ciao, vai, dai. Ciao Beniamino, buongiorno a tutti e grazie per l'interessante convegno. Perdonate l'intervento del quale appunto non avevo intenzione di fare questo intervento, però sono state talmente interessanti le questioni poste. Sarò rapidissimo. Ringrazio per le relazioni che sono state tutte molto efficaci. Io sono un po' radicale da questo punto di vista. Penso che la Corte Costituzionale abbia un obiettivo. L'obiettivo principale, se non esclusivo, quello di difendere la Costituzione. Nel perseguire questo obiettivo deve andare anche contro il Parlamento. Deve, anzi, il primo soggetto che deve essere controllato da parte della Corte Costituzionale è proprio il Parlamento. Ecco, quanto questo poi possa determinare un'invasione della discrezionalità del Parlamento stesso, ma qua ce l'hanno detto i relatori di questa mattina, in particolare di Letta Tega, che laddove il Parlamento arretra, lascia degli spazi alla Corte Costituzionale. E credo che sulla legittimazione della Corte, si legittima attraverso le sue sentenze. E mi piace a questo proposito una considerazione che faceva Kelly nel suo libro sull'esperienza alla Corte, dove diceva: la Corte si legittima con il rigoroso rispetto dei suoi precedenti e con una rigorosa motivazione quando si discosta dai suoi precedenti. Perdonatemi se anche in questo caso sono rigoroso, ma non credo che la Corte si legittimi entrando nella società, aprendosi alla società. Può essere, è un paradosso sicuramente quello che sto dicendo. Non si legittima entrando nella società, perché a quel punto rischia di entrare nella mischia, rischia di diventare di parte, rischia o quantomeno rischia di essere percepita di parte. Sicuramente cosa più che positiva la Corte che va a visitare le carceri, però rischia di essere percepita di parte, perché può essere chiamata a pronunciarsi su questioni particolarmente delicate. La Corte si legittima, ripeto, è un paradosso, ma è la mia opinione, si legittima rimanendo nel palazzo, cercando di restare al di fuori il più possibile dalle spinte, dalle controspinte, anche se determinate da un'estensione dei diritti che vengono dalla società. Deve essere assolutamente sensibile alla società, quello che ci diceva il giudice Nicolò Zanon, appunto, deve essere assolutamente sensibile alla società, ai mutamenti della famiglia. Ma il suo oggetto principale è la tutela della Costituzione. Anche quando penso ad esempio alla sentenza sulla Robin Tax, quando nega l'effetto retroattivo delle sue sentenze, non sta limitando un diritto. In quel caso non sta limitando il diritto di chi si era visto negato quel diritto, ma sta in quel caso paradossalmente proprio agendo nel rispetto della discrezionalità del legislatore,
cercando di bilanciare la discrezionalità del legislatore e la risposta al diritto. Non è semplice, perché la Corte deve rispondere a dei casi. Il legislatore legifera in maniera generale ed astratta, ma detto come va detto, la Corte non deve guardare in faccia a nessuno. Deve legittimarsi con la sua attività e la ragionevolezza della sua attività. Certo, e qua mi ricollego a quello che diceva Diletta Tega, ci deve essere un circolo virtuoso tra gli organi costituzionali, e lì sì, l'attivazione di circuiti di comunicazione. Grazie veramente e congratulazioni per il bellissimo convegno. Grazie Michele, che ha direi messo i piedi nel piatto. Non so se vogliamo riniziare una discussione alla luce di quello che ha detto Michele, o se la, anche perché c'è il pomeriggio che, come dire, probabilmente parlando dei rapporti fra la Corte e i giudici comuni, probabilmente ecciterà molto questo tipo di discussione. Se non ci sono altri interventi, non vedo altre richieste, non vedo né sento altre richieste, direi che possiamo concludere qui. Vedo anche in questo momento Guido Rivosecchi, ma lo vedo solo adesso e non so se è entrato prima, quindi non voglio impegnarlo. Direi che possiamo chiudere qui anticipando, magari, purtroppo, come dire, nella programmazione quando facemmo la richiesta di finanziamento, che fu fatta nel 2018, sempre con questo titolo, quindi questo titolo ha origini 2018, quindi non ha origini nel 2020, ma nel 2018, quando fu fatta la richiesta del finanziamento, era previsto anche un buffet nella pausa pranzo, ma la possibilità, non so se avremmo avuto questo livello di seguito, perché noi avevamo chiesto l'aula di Via Salaria della Sapienza, che è un'aula che contiene 180 persone, noi siamo, in questo momento siamo 130, ma siamo stati quasi sempre fra 160, abbiamo toccato, mi pare, 178 presenze, quindi probabilmente difficilmente avremmo avuto questo tipo di presenza. Il buffet era previsto, io gli strumenti per una distribuzione del buffet in tutte le case ancora non sono stati creati, quindi ci attrezzeremo per una distribuzione per il prossimo convegno, sarà fatto con una forma di delivery del buffet anche nei luoghi da cui ognuno è collegato. Chi è in credito, ma siamo in credito, sono in credito con tutti a questo punto di un lunch. Bene, allora io vi chiederei di poterci rivedere alle 14:15, perché così recuperiamo, ci sarà un po' lo spazio per recuperare l'intervento di Filippo Patroni Griffi. Grazie a tutti e spero di rivederci altrettanto numerosi fra un'oretta. Grazie e a dopo. Grazie. Ciao Beniamino, grazie a te. Ciao Andrea. Grazie a tutti. Saluti a tutti. Grazie.